E ringrazio il professor Bandi, che sarà anche relatore ed animatore del laboratorio linguistico, che con noi ha strutturato questo corso. Allora, diciamo, noi cercheremo di muoverci nella maniera più fluida possibile tra un paio di argomenti tutti legati fra di loro, cioè non ci occupiamo soltanto di linguaggio giuridico, ma come avete letto nel titolo cercheremo di occuparci, di ragionare insieme, mettendo a confronto le esperienze di tutti, senza cesura, nei limiti del possibile, fra chi parla qui e chi è in platea, perché siamo tutti attori, diciamo, sullo stesso palcoscenico, per la verità. Non solo, dicevo, di linguaggio giuridico in astratto, ma anche di tecniche redazionali dei provvedimenti del giudice amministrativo in particolare a confronto con le altre giurisdizioni, che tra l'altro sperimentano queste formule di incontro circolari ormai da molto tempo, in particolare la giurisdizione penale. Ci occuperemo anche, come vedete, dopo un'introduzione, saluto il presidente Carmine Volpe, l'introduzione generale sulla lingua del giudice del professor Bambi, che è un accademico della Crusca, ci sarà il presidente Panzironi, Germana, che ci parlerà delle regole della decisione, quindi non solo tecniche redazionali, ma anche una riflessione comune sul modo in cui si costruisce, quali sono le regole di procedura per costruire, per arrivare alla decisione. Qui sarà importante, secondo me, l'esperienza di tutti, quindi è molto importante la parte degli interventi. Alla ripresa avremo due riflessioni, la ripresa dopo la prima pausa, una del presidente Marotti sul modo in cui i tipi processuali, i tipi di azioni possono condizionare le tecniche redazionali e di decisione, e poi una riflessione del presidente Severini, molto interessante, che fa da pandano uno scritto che avete, è molto recente, che c'è anche tra i materiali, che sono tra l'altro sul sito intranet, del rapporto tra giudice di primo e di secondo grado, le tecniche decisionali, il rapporto fra tecniche di decisione collegiale e monocratiche e i pericoli che si annidano, diciamo, in alcune novità e in alcune tendenze pratiche. Abbiamo poi il privilegio di avere qui un componente del Consiglio di Stato francese che parla perfettamente italiano, peraltro ci porta l'esperienza d'Oltralpe. Domani invece la sessione scioglie completamente, diciamo, gli ormeggi tradizionali per versare invece in l'esperienza in un laboratorio completamente circolare di scrittura giuridica. Quindi si prenderanno, con l'aiuto di un linguista che è il professor Riccardo Guado, che pure ringrazio e che è qui, si esamineranno dei provvedimenti veri, nostri provvedimenti. E cercheremo di fare si sarebbe detto negli anni 70, un gruppo di autocoscienza sul modo in cui scriviamo, in realtà di analizzare in maniera critica quello che stiamo facendo, e cerchiamo di riflettere tutti insieme su quello che potremmo fare, o se dobbiamo semplicemente permanere nelle abitudini attuali, se esistono abitudini che sono uniformi. Continua con una tavola rotonda in cui viene coinvolta la platea. E la cosa che va detta, due piccole notazioni, giusto un minuto: uno, che questa formula del tutto sperimentale, la cui riuscita è affidata soprattutto alla platea, ai vostri interventi, dovrebbe essere la prima fase, il primo incontro di un possibile secondo incontro che si potrebbe programmare nell'autunno e che si potrebbe addirittura fare all'Accademia della Crusca, con una riflessione addirittura su dei moduli, su un semilavorato di moduli per provvedimenti giurisdizionali. Quindi sarà molto importante ragionare fin da oggi sulla calibratura tra ciò che vogliamo uniforme e ciò che vogliamo invece sarà sempre riservato a spazi di libertà personale. Seconda notazione: la riflessione di oggi, che vi dico è una riflessione consueta, per esempio nella magistratura ordinaria si fanno da tanti anni questi laboratori, quindi acquista un sapore particolare nella giustizia amministrativa, perché noi, dal punto di vista linguistico, in effetti siamo partiti da qui, e qui poi smetto, ci confrontiamo fin dall'inizio con un linguaggio che non è il nostro. Il nostro processo, al di là dei profili risarcitori, è un processo impugnatorio, quindi il primo contatto non è con gli atti dell'avvocato, ma col provvedimento, e il provvedimento esprime già una cultura, che è la cultura dell'amministrazione.
Cultura ovviamente proteiforme, molto varia, perché si va dalla ASL al piccolo comune, fino alla presidenza del Consiglio dei Ministri, agli organi di autogoverno, alle autorità, ciascuna con il proprio bagaglio esperienziale, ciascuna con il proprio linguaggio. Quindi la nostra esperienza nasce come già esperienza linguistica, quella dei giudici e degli avvocati di secondo grado. Partiamo da un dato testuale linguistico che è la base di partenza di tutto, sul quale si appuntano in realtà le censure. Dette queste pochissime cose, io passerei subito la parola al presidente del TAR, Carmine Volpe, che fa un saluto, come sanno ormai quelli che frequentano questi corsi, non è mai soltanto un saluto, ma è sempre un intervento ricco di spunti. Buongiorno a tutti, benvenuti al TAR del Lazio. Ormai è prassi che devo introdurre io gli incontri che sono sempre più frequenti organizzati dall'ufficio studi presso questo tribunale e quindi eseguo questo onere e questo onore nello stesso tempo, anche perché dolore. Ma ti dico una cosa che sul dolore dopo non lo posso dire. Anche dunque, e poi uno preso dai mille impegni che ha, purtroppo poi ha sempre meno tempo per fare meditazione, e quindi io ho potuto fare meditazione personalmente soltanto ieri sera, e quindi vi dico qualcosa di quello su cui ho meditato. Naturalmente qui saluto in particolare, so che ci sono i referendari ultimi entrati al TAR, che costituiscono non solo l'attualità della giustizia amministrativa, ma costituiscono anche il futuro su cui poi tutti quanti facciamo affidamento. L'argomento che vi sarà sottoposto, e quindi tutti i punti che tratterete tra oggi e domani, sono di fondamentale importanza, credo, per l'attività del giudice amministrativo. Innanzitutto redazione dei provvedimenti del giudice e linguaggio della giurisdizione amministrativa. Perché? Perché il giudice si esprime con i provvedimenti che ne manifestano il pensiero, ossia dovrebbe essere sempre così, alcune volte però non è così, ma naturalmente i giudici parlano con le sentenze. E con i provvedimenti giurisdizionali. Naturalmente il linguaggio del diritto è un linguaggio tecnico, fra le altre cose nel corso di inglese che sto seguendo per magistrati amministrativi, organizzato anche da Consiglio di Presidenza e Ufficio Studi, fra l'altro abbiamo affrontato anche alcuni termini del cosiddetto legalese, quindi anche lì esiste un linguaggio tecnico di tipo giuridico e quindi anche lì ci sono dei termini particolari che vengono usati soltanto nell'ambito dei provvedimenti giurisdizionali. Tuttavia, anche se è un linguaggio tecnico ed è un linguaggio per tecnici, dovrebbe essere pur sempre lingua italiana, perché naturalmente il giudice amministrativo si esprime attraverso la lingua italiana, il cui uso dovrebbe essere innanzitutto corretto. Ecco, qui parlo al condizionale perché alcune volte non è così. Non solo, ma il tecnicismo non esclude la necessaria comprensibilità dei provvedimenti giurisdizionali. Comprensibilità non solo a se stessi, perché non solo quello che uno scrive deve essere comprensibile a chi scrive, ma soprattutto agli altri, perché naturalmente il provvedimento giurisdizionale ha un effetto esterno, incide su situazioni giuridiche soggettive e incide sulla vita delle persone, delle pubbliche amministrazioni, quindi dovrebbe essere chiaro e comprensibile soprattutto all'esterno. Non sempre è così, tant'è vero che secondo me, e naturalmente ne abbiamo prova, alcune
ipotesi di inottemperanza della pubblica amministrazione, fenomeno molto diffuso nel nostro ordinamento giuridico, a differenza dell'ordinamento giuridico di altri stati appartenenti all'Unione Europea, spesso l'inottemperanza della pubblica amministrazione consegue all'oscurità della sentenza, perché è la stessa amministrazione che non capisce bene che cosa è stato scritto e quindi come deve eseguire, che cosa deve fare per soddisfare quell'interesse che è stato soddisfatto con la decisione. Naturalmente noi ora abbiamo una affermazione giuridica di tutto questo, perché tra i principi della giurisdizione amministrativa, elencati nei primi tre articoli del codice sul processo amministrativo, articolo 3, c'è il dovere di motivazione e sinteticità degli atti, dove dopo che viene detto al primo comma che ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato, al secondo comma dice il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica. Marotti direbbe: è chiaro che il giudice deve redigere gli atti in maniera chiara, no? Non so, noi abbiamo una certa età, ci ricordiamo Catalano, no? In quelli della notte di Renzo Arbore, che dice è meglio sposare una donna bella, ricca e simpatica anziché una brutta, antipatica e morta di fame, no? Quindi è chiaro che l'affermazione contenuta nel nostro codice secondo cui il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara mi sembra tautologico, no? Perché dovrebbe essere così sempre, indipendentemente da quello che viene scritto, no? Nella norma, però non sempre è così. La sentenza ha un carattere composito, perché non è tutta uguale al suo interno. Non è semplice scrivere sentenze, innanzitutto. Qual è il contenuto plurimo della sentenza? Innanzitutto lo svolgimento, perché bisogna far capire di che cosa stiamo parlando e la controversia che cosa riguarda. Poi la motivazione, cioè bisogna spiegare perché il giudice arriva a quelle determinate conclusioni. Spesso si dovrebbe seguire un discorso di tipo matematico, no? Cioè data una premessa oppure date alcune premesse, poi alle conseguenze ne vengono necessariamente. Il terzo contenuto della sentenza è il dispositivo, perché bisogna spiegare poi che cosa accade. Questo esempio è un problema che ci siamo posti, soprattutto noi presidenti in Consiglio di Stato, perché spesso, alcune volte lo sa Marotti, viene scritto, viene accolto l'appello, punto, dice ma poi dopo che succede se tu accogli l'appello, no? Se il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, è chiaro che l'accoglimento dell'appello poi comporta l'accoglimento del ricorso in primo grado e l'annullamento dell'atto impugnato, ma spesso questo non viene scritto, senza poi dire di quello che accade per chi poi svolge funzioni anche di giudice tributario in commissione tributaria, laddove proprio non si pongono alcun problema di quello che accade nel caso in cui ti viene accolto il ricorso in appello, no? Si accoglie, punto, e poi dopo è lasciato tutto alla libera interpretazione. Naturalmente questo argomento o questi vari argomenti che tratteremo in questi giorni sono di fondamentale importanza per tutta l'attività giurisdizionale, soprattutto perché riguardano anche le tecniche di redazione dei provvedimenti per il giudice. Dicevo prima, perché ci siamo visti prima, questo è un mondo in cui abbondano i liberi pensatori, no? Cioè ogni giudice, soprattutto nel nostro mondo, si sente molto un libero pensatore, quindi si sente molto libero di agire e di condurre i propri ragionamenti singolarmente. Secondo me, innanzitutto, ci sono alcune regole indefettibili per quanto riguarda la redazione di un provvedimento giurisdizionale. Innanzitutto il fatto dovrebbe essere modulato sul diritto. Io mi ricordo sempre nei vari anni passati in Consiglio di Stato un appello dichiarato improcedibile perché successivamente la parte aveva presentato dichiarazione di non avere interesse
all'appello, laddove il fatto era svolto in 10-11 pagine, poi ci stava il diritto di due righe, no? Con 15 la parte, e allora io, facendo presente questo, dice: scusa, ma tu perché hai scritto 10 pagine di fatto con tutti i motivi, quando poi scrivi due righe di diritto perché non ha più interesse la parte? Dice: vabbè, ma io l'avevo già studiato, quindi avevo scritto il fatto e poi successivamente mi è arrivato: sì, però perché non cancelli tutto? E naturalmente il diritto va modulato per sul fatto, perché è chiaro che se il giudice accoglie un motivo perché ritiene poi di assorbire per tutti gli altri, ma perché bisogna dentro al fatto esplicare dettagliatamente e svolgere tutti i motivi che sono stati addotti? Basterebbe in fin dei conti svolgere soltanto il motivo perché accolgo e tutti gli altri indicati soltanto nella loro intestazione, perché non serve poi dire che cosa è stato detto al riguardo. Spesso però ci si perde in questi problemini e naturalmente, come ho letto prima, noi abbiamo la sinteticità che costituisce ormai non solo un principio del processo amministrativo, ma costituisce un obbligo a carico del giudice e a carico delle parti, quindi è la sinteticità che ci dovrebbe portare poi a calibrare il fatto sul diritto e non viceversa, e a cercare di arrivare sostanzialmente alla sintesi, alla considerazione di quelle che sono gli elementi rilevanti per il decidere. Qui abbiamo poi tutto un altro problema che vedo che sarà affrontato successivamente, perché riguarda l'ordine dei motivi da trattare, no? Credo che forse te ne interesserai tu, e anche per quanto riguarda l'assorbimento dei motivi, che è una delle tecniche che dà più fastidio in Consiglio di Stato, no? Dove noi spesso abbiamo visto sentenze in cui viene preso un motivo che si considera decisivo ai fini della decisione del ricorso, vengono assorbiti per tutti gli altri, poi si fa appello, con cui si ripropongono naturalmente per tutti i motivi che sono stati assorbiti, il Consiglio di Stato ritiene che quel motivo che è stato accolto non doveva essere accolto e si trova a dover affrontare per la prima volta quei 10, 11, 12, 13 motivi che sono stati assorbiti, no? Allora lì uno prende il calendario e vede poi i santi dei quali sono. Pensavo al rinvio. E va di seguito, forse pure questo è uno dei motivi in base ai quali ora ci sta una questione innanzi alla plenaria, perché riguarda poi il 105, la necessità e quali sono i casi in cui bisogna rinviare al primo giudice o meno. Facendo questa attività poi di presidente di un TAR da alcuni anni, mi sono reso conto di un altro punto che non avevo bene centrato, è che la motivazione del provvedimento giurisdizionale non ha lo stesso valore e non ha la stessa importanza in primo grado e in secondo grado, no? Noi in Consiglio di Stato, e me lo puoi confermare, siamo abituati a pensare, dici, ma noi siamo all'ultimo grado, punto e basta, questo è quello che ti dico io, se ti va bene, bene, altrimenti ti attacchi al chiodo, no? Sostanzialmente questo è anche il ragionamento un po' seguito per quanto riguarda le motivazioni nei provvedimenti cautelari estremamente sintetiche, no? Si ritiene che sussista un cambio di corso e sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, punto basta, te li accolgo o respingo conseguentemente. Naturalmente in primo grado la motivazione o l'esigenza di motivare è sentita un po' di più perché soprattutto si pensa al secondo grado, all'impugnazione, cioè a quello che può succedere in secondo grado, e quindi alla possibilità di essere attaccati e quindi censurati in quello che uno ha motivato. Ecco perché è anche giusto, credo, si intende a dare più importanza all'approfondimento della motivazione in primo grado che in appello. Qualche altra considerazione su quelle che sono le tecniche di redazione dei provvedimenti giurisdizionali che io poi alcune volte incontro frequentemente, perché poi di questa attività di presidente
ormai per anni vedo molte più sentenze di quelle che vedevo per quando facevo il consigliere, necessariamente appare, no? A me è sempre stato detto, io dico il appare, appare fondato, io una cosa che mi ricordo sempre è che la Madonna perché appare, cioè l'appare fa parte della Madonna e delle apparizioni della Madonna, quindi il ricorso appare fondato, il ricorso è fondato o non è fondato, cioè siamo in presenza di spesso indicazioni di questo tipo. E qualcuno dice, ma io scrivo appare quando scrivi provvedimenti cautelari, perché siamo in una situazione ancora di non certezza perché non c'è la sentenza. Sì, ma allora scrivi il ricorso non è allo Stato sorretto da sufficienti elementi di fondatezza e non il ricorso appare infondato. Altro punto, secondo me, pure simpatico, come è noto l'articolo 1,365 del decreto legge numero 27 del 98 convertito, ma è noto a chi? Cioè, è noto, manco a te era noto, perché nemmeno tu sai che cosa aveva detto per questa norma, e tu mi scrivi come è noto l'articolo DOT prescrive che. Altra cosa bella, il ricorso non può essere accolto, ma perché devono essere per tutti quanti accolti? Diciamo il ricorso è infondato, punto, no? Altra cosa, il ricorso non è infondato, ma perché devono essere per tutti quanti infondati? Cioè vagli a dire il ricorso è fondato, no? Sono, credo che poi dopo c'è, credo che qualcosa sarà approfondita dal professor Bambi, che credo sia estremamente esperto in materia di descrizioni linguistiche, e la doppia negazione che secondo me andrebbe tendenzialmente evitata nei provvedimenti giurisdizionali. Altra cosa bella è gioco forza, cioè spesso trovo scritto è gioco forza, dice ma che cos'è, un nuovo bingo oppure un nuovo monopoli per i bambini, che è gioco forza? Altra cosa che pure avviene spesso in appello, l'appello deve essere respinto e la sentenza va confermata, ma è chiaro che se respingi l'appello alla sentenza è confermata, allora scrivimi l'appello deve essere respinto, punto. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, ma è chiaro se tu mi scrivi solo il ricorso è infondato, la conseguenza è quella e me lo scrivi dentro al dispositivo, quindi è proprio inutile metterlo insieme. Gli ermellini, no, un'altra cosa eccezionale, dice come hanno affermato gli ermellini recentemente, dice, ma per parlare della Corte di Cassazione, no? Dice come è stato recentemente affermato dagli ermellini, dice ma che sono una specie di animali nuovi che hanno affermato qualcosa di nuovo nel mondo animale, che poi viene soprattutto da espressioni contenute in manuali che tutti sappiamo poi da dove provengono. I giudici di Palazzo Spada ritengono che, ma che sono i giudici di Palazzo Spada ritengono che? Il Consiglio di Stato ritiene che, no? Altro punto, dice questo è quello che mi è venuto poi a prima battuta in meditazione, poi dopo ce ne sarebbero tante altre, ma il tempo è poco. Gli obiter dictum, no? Gli obiter dictum non servono, cioè tutto quello che non serve ai fini della decisione non andrebbe inserito in una decisione, non andrebbe, non so se Gigi Marotti se lo ricorda, noi abbiamo un obiter dictum storico, non so se anche tu ci stavi, io c'ero, ad un'assemblea plenaria numero 12 del 2007, estensore Ruoppolo, laddove in una questione di annullamento di provvedimenti in materia di espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, domanda risarcitoria in primo grado, non c'era appello sulla domanda risarcitoria, a un certo punto fummo parte la penna e si affronta il problema della pregiudiziale amministrativa e della necessità di impugnare il provvedimento per poi chiedere il risarcimento del danno, no? In maniera opposta a quanto si stava orientando la Cassazione in quello stesso periodo. Quindi l'obiter dictum
non serve. Lì c'è stato un obiter dictum mostruoso, fra l'altro poi uscì quando nemmeno se n'era parlato in adunanza plenaria di questo problema e venne fuori quella famosa decisione numero 12 del 2007. Che cosa accade ancora? Cioè, ho parlato prima della sinteticità e quindi della necessità di scrivere in maniera sintetica. Ma non è facile scrivere in maniera sintetica. Anzi, spesso c'è qualcuno che si fa prendere da una quasi voglia di surfare sulle onde, cioè la cosiddetta onda lunga, no? Per cui incominci un periodo e tu a un certo punto ti perdi perché questo periodo finisce nella pagina dopo praticamente circa una pagina di espressioni, no? E la cosiddetta onda lunga, che per i surfisti in seguito alla tempesta oceanica è praticamente una giornata memorabile, che però mentre l'onda lunga indica la traiettoria, perché si sa sempre qual è la linea che bisogna seguire, quella che fa l'onda, nella sentenza l'onda lunga non si capisce di dove finisce, perché a un certo punto inizia un periodo e non sai dove vai a finire. Noi poi in consiglio di Stato, in quinta sezione, abbiamo avuto un'esperienza di onda lunga, no? A cui c'è attuale presidente, tu hai bene capito chi è, incominciava un periodo e finiva due pagine dopo. La sinteticità. Mi scuso per la lunghezza della mia lettera, ma non ho avuto il tempo di scriverne una più breve. Blaise Pascal, intorno al 1856, apriva una tra le più note delle sue lettere provinciali. Non è facile scrivere poco, è molto facile scrivere poco e male, è molto facile scrivere tanto, tanto bene e tanto male, non è facile scrivere bene e poco, anche perché alla brevità è il punto di arrivo ed è il risultato di un lungo lavoro, che però vale la pena di perseguire, perché se si vuole scrivere bene occorre comunicare bene. Ultimo punto, e mi lascio perché ho parlato anche un po' troppo, la cosa importante, secondo me, è fondamentale, è la chiarezza. Qui non c'era Gigi Marotti perché risale al 2002, mi sa che non c'eri tu perché non eri in quarta, camera di consiglio per decidere una causa, presidente Paleologo, il quale ha rappresentato, diciamo, uno tra i pochi a rappresentare, diciamo, un faro nella nostra attività e quindi ad aver insegnato qualcosa, relazione da parte di un collega, innanzi a tutti gli altri magistrati appartenenti alla sezione Vesino di Corso, il collega incomincia a relazionare, passano 10 minuti in un silenzio irreale e continuava a parlare, in 10 minuti non si era capito assolutamente nulla di quello che voleva dire, a che cosa voleva arrivare. E dopo 10 minuti che parlava solo lui, il presidente Paleologo alza lo sguardo e lo guarda e dice: tu parli una lingua a me sconosciuta. Grazie per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento. Allora, grazie al presidente Volpe per gli stimoli innumerevoli, divertenti, interessanti, profondi che ha lanciato, e diamo la parola al professor Bambi che ci parla di lingua del giudice tra vizi e virtù e che in una prefazione a un bel volume dell'Accademia della Crusca del 2016, Lingua e Processo, scrive: diverse sono le finalità della scrittura. L'avvocato scrive per persuadere, il giudice deve spiegare le ragioni della sua decisione. Io le volevo chiedere, professore, se il giudice italiano, in particolare quello amministrativo, riesce a spiegare le ragioni della sua decisione. Ma qualche dubbio ce l'ho dopo aver sentito il presidente Volpe. A lei la parola. È partito. Buongiorno a tutti. Qualche dubbio, devo dire la verità, ce l'ho anch'io, ma ce l'avevo forse anche prima di sentir parlare il presidente Volpe, che ha confermato qualche idea che, a dire la verità, mi era già venuta.
Ma non è sempre così. Io sono stato invitato qui, e ringrazio naturalmente dell'invito, a parlare di un linguaggio che a volte, spesso, è considerato un linguaggio astruso. E se, quale quello dei giuristi in genere, non dei giudici amministrativi, dei giuristi in genere. E allora, se si deve parlare di un linguaggio astruso, di solito io inizio con un ossimoro, che è parola difficile, che però per una volta non appartiene alla lingua dei giuristi, ma appartiene alla lingua della retorica. E l'ossimoro è questo, a condizione che riesca a partire. Eccoci, vediamo. Eccolo così. L'ossimoro è questo: corrompere onestamente. È possibile corrompere onestamente? Guarda caso, corrompere onestamente riguarda una categoria particolare, i giudici. Ecco la frase completa. La brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice. Probabilmente tutti voi siete stati, nella vita presente o in quella precedente, corrotti onestamente, attraverso appunto la brevità e la chiarezza delle motivazioni dell'avvocato. Chi ha inventato questa frase è facile immaginarlo, è questo signore qui che non compare cliccando qui, eccolo qui, è Piero Calamandrei. Piero Calamandrei, che scrive un bel libro, L'elogio dei giudici, scritto da un avvocato, pubblicato nel 1935, dedicato al figlio che si era appena iscritto alla facoltà di giurisprudenza, a figlio Franco. Quindi un giurista e anche uno scrittore, che non si adagia nel constatare quanto la lingua del diritto in tutti i suoi registri possa essere una lingua verbosa, prolissa, comprensibile solo agli iniziati, e che non accetta dunque che il giurista faccia bene a occuparsi solo dei contenuti del suo dire senza preoccuparsi della forma. La forma è quella che è e non si cambia. No, la chiarezza della forma è espressione e conseguenza della chiarezza del pensiero. Questa è alla base l'idea di Calamandrei, ma non è solo di Calamandrei quest'idea, perché la stessa cosa era stata sostenuta con forza molto tempo prima e un po' meno di tempo prima, all'inizio degli anni 10 del Novecento, da un altro grande giurista, un civilista, Vittorio Scialoia, che aveva scritto che poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non appartiene al diritto, e quindi invitava tutti i giuristi o tutti coloro che scrivono di diritto a scrivere libri, ma questo può dirsi anche articoli o sentenze, in una lingua tale che si possono intendere. Eppure è una specie di luogo comune diventato, forse anche per colpa dei cultori di diritto che si sono manifestati, che si sono mostrati poco sensibili a questi ammonimenti, la lingua giuridica appare e viene per lo più mostrata nei suoi aspetti peggiori, e quindi descritta come giuridichese, legalese, burocratese e con tutti gli altri possibili peggiorativi che l'italiano conosca. Ma non è detto che debba sempre essere così. Cominciamo dunque a impostare le fila del nostro discorso. È indubbio che la lingua giuridica abbia caratteristiche peculiari di lessico e di sintassi, le quali però devono necessariamente essere guidate su strade che portino molto lontano dal stereotipo famoso, quello che tutti conosciamo, che tutti conoscete, come è noto appunto, di Italo Calvino, l'antilingua di Italo Calvino. Vi ricordate quel passo famoso in cui viene descritto, a me sta molto antipatico, lo dico sempre, lo faccio vedere, ma non lo leggo, sta molto antipatico perché? Perché mostra un esempio di lingua del diritto che forse esiste anche, ma non è quello che la lingua del diritto deve essere. La lingua del diritto non è solo questa, lo ricordo, ma lo potete scorrere velocemente con l'occhio, persona comune che va di fronte al brigadiere, non dei carabinieri, ma della pubblica sicurezza, allora, visto che sono i carabinieri, pubblica sicurezza, non sono carabinieri, che a fare una denuncia, e fa la denuncia come usando le parole comuni che tutti userebbero, che tutti useremmo, e il brigadiere invece lo traduce in una lingua assolutamente incomprensibile. Bene, la lingua del diritto non è questa, e non deve essere questa, ecco perché mi sta particolarmente antipatico questo giudizio di Italo Calvino, anche se
giudizio di Italo Calvino va collocato in un contesto storico e letterario un po' particolare. Allora preferisco molto di più, e questa dovrebbe essere la guida per ogni giurista, il giudizio che della lingua del diritto da un altro grande scrittore che non scriveva neppure in modo molto semplice, facile, piano, Carlo Emilio Gadda, che vedeva, che considerava la lingua del diritto capace di una così diligente e felice esattezza, di una così appassionata cura, che la lettera ne risfolgora viva e diabolica. Ecco, la lingua del diritto è questa, capace di diligente e felice esattezza, quando occorra. E guardate, la lingua che descrive con queste parole estremamente di apprezzamento Carlo Emilio Gadda non è la lingua di un grande giurista che è anche un grande scrittore, ma è la lingua addirittura dei tecnici, dei notai, degli spedizionieri, dei ragionieri, la lingua dei bollettini postali. Anche la lingua dei bollettini postali può risfolgorare di diligente e felice esattezza. Ecco, questo è l'obiettivo che dovrebbe guardare, a cui dovrebbe tendere ogni giurista, non tanto la lingua bellissima e da scrittore di Piero Calamandrei. E allora, per tornare a noi, si potrebbe dire, ripartire, per utilizzare ancora delle parole difficili, dal lessico, e ricordare, se ce ne fosse bisogno, che il lessico giuridico si compone di tecnicismi specifici, di ridefinizioni, di tecnicismi collaterali, tutte parole abbastanza difficili che appunto derivano non tanto dal diritto, ma sono termini tecnici a loro volta della linguistica. E allora, per l'occasione, si potrebbe anche ripetere, ma sono cose assolutamente note, che il consueto Vangelo, spesso seguito, apocrifo perché è seguito ancor meno di quelli ufficiali, per il quale una lingua tecnica dei tecnicismi specifici certamente non può fare a meno, e il diritto non può fare a meno. Tecnicismi specifici sono quei valori, quelle parole, quei termini appunto, che mettono dei confini nei concetti, cioè che esprimono in modo univoco uno specifico significato tecnico e sono indispensabili proprio ai fini della chiarezza. Quindi assolutamente impensabile abbandonare parole come usucapione, litisconsorzio necessario, anticresi e così via. Non c'è bisogno di fare troppi esempi. Fermo restando che quando qualche settimana fa, parlando agli studenti di un corso terzo, quarto, quinto anno di giurisprudenza, parole come anticresi sono parole tecniche, li ho visti un po' sobbalzare sulla sedia, ma che cos'è l'anticresi? Ma non so, diritto processuale penale l'abbiamo studiato qualche anno fa. In teoria il giurista anticresi dovrebbe sapere che cos'è, comunque oggi fa la svelta, se fosse anche un giurista un po' smemorato, digita due parole su un telefonino e viene subito fuori il significato di anticrisi. Non vi dico che cos'è anticrisi perché io non me lo ricordo, ma perché non me lo ricordo sostanzialmente, non per non offendere la vostra competenza, ma è una parola tecnica anche reato. Reato è parola tecnica, certo. Chiaro è reato, però tanto per dire come nascono le parole tecniche, non vorrei dilungarmi troppo, però questo può essere interessante e anche divertente. Naturalmente qualcuno di voi nella vostra vita precedente avrà fatto anche il giudice penale. Ecco, io non vorrei gettare nel nulla delle certezze su cui è costruita la vostra vita anche professionale, ma reato nasce da un errore marchiano, un errore che neppure uno studente della quarta ginnasio, non so che non esiste più la quarta ginnasio, no. Ho una certa età e quindi sono rimasto ai tempi miei, neppure un ginnasiale commetterebbe o dovrebbe commettere, perché reato naturalmente deriva da latino, ma reato, reatus in latino, non significa fatto criminoso in generale, significa condizione del reo. E appunto, richiamando i vostri ricordi di latinorum, da giurista poi un po' di latinorum ci vuole sempre, un passo del digesto in cui reatus ha questo significato. Solo che cosa succede? Che nel 200 un giurista del Medioevo, naturalmente, un glossatore di quelli importanti, a Curzio o a Corso Fiorentino, sbaglia, interpreta quel reatus che significa appunto in latino condizione del reo come fatto criminoso. Tutti gli altri giuristi, siccome a Curzio è uno che contava e che sarebbe molto contato fino alla codificazione, lo seguono, e allora reato nel mondo dei giuristi non è più la condizione del reo, ma diventa il fatto criminoso in generale, fino a che poi non viene consacrato
nella definizione, che poi passa nel codice penale vigente, nell'articolo 1 del codice penale Zanardelli. Quindi termini tecnici, sicuramente tecnici, possono derivare addirittura da errori. E poi il mondo della lingua, per questi aspetti, non solo per questi aspetti, è un mondo molto vicino a quello del diritto. Fonte della lingua è l'uso, come fonte del diritto può essere la consuetudine. Quindi l'uso linguistico ha fatto sì che questo errore si costruisse poi, come su questo errore si costruisse poi una categoria tecnica oggi fondamentale del diritto penale. Guardate che poi, altra aggiunta, tecnicismi specifici sono certi latinismi che non possono essere abbandonati, e non c'è bisogno di dilungarmi di fronte a voi parlando della necessità di continuare a usare parole come causa petendi, petitum, fumus boni iuris, periculum in mora, quindi anche il latinorum è in certi casi assolutamente necessario, perché se venisse abbandonato si perderebbe l'obiettivo della tecnicità del linguaggio, perché il linguaggio del giurista diventerebbe necessariamente meno tecnico e quindi sotto questo profilo molto più pericoloso, lo dico tra virgolette. Ci sono poi delle parole tecniche, dei tecnicismi specifici che non derivano da un uso dotto ma da un uso popolare. Non so se tra voi c'è qualcuno che viene, non come me che sono altoatesino come capirete, ma che viene magari dalla Toscana e ha mai sentito dire espressioni come stare a contadino. C'è qualcuno che vende la Toscana? C'è. Magari si vergogna di alzare la mano. No, non si vergogna. Ha mai sentito dire stare a contadino? No, eccoci. Ha mai sentito dire stare a fiamme e fuoco? Sì? Capisce cosa a fiamme? Bene, perché allora stare a contadino significa, è un'espressione tecnica che significa essere legato in un rapporto di mezzadria. Per cui io mi ricordo bene di aver sentito persone, neppure troppo anziane, che dicevano io stavo a contadino dai conti corsini, cioè io ero mezzadro dei conti, termine tecnico. A fiamme e fuoco è un'espressione tipica del Mugello, in particolare dei mercanti di bestiame del Mugello, e era in uso fino agli anni 60 sicuramente, quando ancora si facevano i mercati del bestiame, chiaramente, poi non si sono fatti più. E a fiamme, acquistare una bestia a fiamme e fuoco, la s'acquista così, a fiamme e fuoco, significa che l'acquirente, il compratore, acquistava quella bestia nelle condizioni in cui si trovava, naturalmente erano bestie spesso vecchie e malate, senza che poi potesse far valere, rinunciava cioè a far valere, i vizi redibitori. Quindi a fiamme e fuoco, termine tecnico, chiaramente non deriva questa volta dal latino, ma deriva da un uso popolare. Ci sono parole tecniche poi, d'origine più recente, che possono lasciare talvolta anche interdetto chi ha fatto studi giuridici e magari si occupa anche professionalmente di lingua del diritto. A me è successo qualche mese addietro, no, qualche anno, per far fronte ad un'urgenza, uno studente alle prese con il diritto privato che non riusciva a capire una frase del manuale e quindi non poteva andare avanti nello studio. Una situazione tragica, no? Si capisce. Babbo, che vuol... Babbo in toscano significa papà, eh no? Che vuol dire, tanto per dire che non sono altatesino, non so se l'avevate capito, che vuol dire oblato? Oblato, Giovanni. In effetti, io, oblato è una parola che non conoscevo. E ho fatto un giro anche tra i miei colleghi giuristi, una facoltà di giurisprudenza, e la maggior parte dice, oblato, ma che vuol dire? Insomma, poi si capisce cosa vuol dire oblato. Giovanni, mi leggi per cortesia il passo del manuale. L'oblato, ma voi sicuramente conoscete questa parola, sì o no? Sì. Allora, i magistrati amministrativi sono molto più colti dei magistrati ordinari. Siamo in streaming, eh? No, perché siamo in streaming? No? Perché io ho fatto la stessa domanda a un centinaio... Siamo in streaming? Sì. Dimmelo prima. No, io ho fatto la stessa domanda a una platea più di una volta, di la verità, e quindi con soggetti diversi, i magistrati ordinari, e alla fine c'era uno solo che tirava sulla mano. Io lo sapevo, la maggior parte, io non lo sapevo. Però capisco, oblato chi è? È colui che riceve la proposta di un contratto, poi l'ho capito, alla fine l'ho capito, perché anch'io ci arrivo alla fine, è chi riceve la proposta di un contratto prima di aver accettato. Quindi
è qualcuno a cui viene offerto. E mi sono fatto una piccola ricerchina per capire quando è che comincia a entrare nell'uso questa parola. Comincia a entrare nell'uso negli anni 40, e una delle prime occorrenze la si trova negli anni 40 e 900 naturalmente, e la si trova in questa scritto di Messineo del 1948, in cui appunto compare tra parentesi oblato a spiegare e indicare questa posizione. Perché dico è una delle prime occorrenze? Perché nell'edizione precedente compare la stessa frase, pari pari, ma l'oblato tra parentesi non c'è. Quindi significa che doveva entrare nell'uso in quegli anni. Un dizionario storico della lingua italiana, il Battaglia, più grande dizionario storico, volume oblato anni 80, dice è un neologismo. Quindi, allora, ci possono essere parole tecniche anche di origine recente, ma questo non significa che non vadano bene, vanno benissimo perché svolgono sempre quella funzione di individuare tecnicamente e precisamente un certo concetto. Ancora, qualcuno di voi avrà sicuramente avuto occasione di incontrarsi con un impumone, non come magistrati amministrativi, e parlando qualche mese fa con Alfredo Storto, ho scoperto, perché lui se ne ricordava e poi ho controllato e ha perfettamente ragione, che impumone, cioè l'imputato testimone, è anche un onomaturgo. Si sa anche chi ha inventato l'espressione, che è il giudice Corrado Carnevale. Ora, nel codice impumone non c'è. Si fa riferimento all'imputato testimone in procedimenti connessi, eccetera. Però impumone non ce n'è, però compare anche in Cassazione. In qualche sentenza di Cassazione, in realtà ne ho trovate una sola, compare anche questa buffa o brutta parola. È interessante come il relatore tratta la parola, perché nel primo caso la mette, come dire, la usa con le pinze, infatti la mette tra virgolette se guardate. Poi una volta, diciamo così, che la parola ormai l'ha sdoganata, lo utilizza tranquillamente nel corso successivo della sentenza. Ora, non c'è nulla di negativo o di contrario usare impumone. Sono diffusi e non diffusi, possono essere conosciuti o non conosciuti, impumone, oblato e gli altri, però continuano a mostrare bene la funzione fondamentale che svolge il lessico tecnico. Indicare con una sola parola un concetto in modo univoco, senza bisogno di lunghe e pericolose perifrasi. Questo vale naturalmente per chi quelle parole le conosce, per chi come il sottoscritto non le conosceva, si munisca di un dizionario oppure allunghi l'ingegno, utilizzi l'ingegno per riuscire a capire il significato. E quindi un punto fermo: il lessico tecnico, il lessico del diritto, non potrà mai fare a meno della terminologia tecnica, non potrà fare a meno dei tecnicismi specifici, perché questi sono estremamente direttamente funzionali alla chiarezza. E allora, se questo è, a maggior ragione bisogna stare attenti agli errori. Agli errori, perché errori che riguardano termini tecnici che una volta erano confinati nel linguaggio giornalistico e poi invece sono passati anche nella lingua dei giuristi, e quello è più grave, della giurisprudenza. Così, ad esempio, un legislatore comminare, che significa comminare tecnicamente? Paventare una conseguenza. E quindi chi è che commina qualche cosa? La legge, non il giudice. Il giudice non commina nulla, eh? Siamo sicuri che il giudice non commini nulla, eh? Certo, lo sottoscrivo. Ora, c'è qualche penna d'oro del giornalista, del giornalismo, che aveva utilizzato comminare nel senso di drogare, e va bene, anche addirittura Indro Montanelli, uno che la penna in mano la sapeva tenere, questo è l'esempio. Il legislatore usa comminare talvolta nel senso di drogare, lo usa già nella legge sulla depenalizzazione, sulla depenalizzazione amministrativa, legge della 689 dell'81, ma addirittura la legge, ecco Montanelli, scusate sono rimasto indietro, il dito si era bloccato, però l'utilizza anche in una legge di rilievo internazionale, ad esempio nel trattato di Maastricht. Qui la Corte di Giustizia può comminare il pagamento di una somma forfettaria. È un errore o no? Sì, no, è un errore, diciamo, chiamiamolo pure errore, a parte l'uso all'effetto che noi sappiamo sul reato. Se noi volessimo, per pura curiosità, vedere ma chi è che dice queste castronerie, il legislatore italiano oppure è una cosa che viene dall'Europa, allora è colpa dell'Europa.
Se invece si vanno a confrontare le versioni di questo stesso articolo nelle altre lingue, sono tutte, utilizzano al posto di combinare, tutte parole dietro le quali non si nasconde mai l'idea dell'irrogare in concreto, ma del minacciare, ma c'è sempre dietro l'idea dell'irrogare. Guardiamo rapidissimamente il francese, lo spagnolo, il portoghese, l'inglese e il tedesco. Utilizzano tutte parole, tutti termini, dietro ai quali c'è l'idea appunto non della minaccia, ma della concreta irrogazione della sanzione. I giudici non l'usano. I giudici non l'usano, è un'espressione grossa, perché in realtà combinare nel senso di irrogare c'è in diverse sentenze della Cassazione penale. Un esempio è questo. Non ci riguardano, noi siamo magistrati amministrativi. Sì e no, perché anche in qualche sentenza del Consiglio di Stato, io non lo volevo dire per pudore, però mi è scappata la mano e il dito, e c'è un combinare nel senso di irrogare. E io ho fatto un rapidissimo controllo recentemente. No, ma non è un errore, poi lo dico così, può essere anche un errore, ma insomma, un atteggiamento, non calchiamo troppo la mano. Ora, secondo la banca dati De Jure, combinare si legge in 754 sentenze amministrative, e ora io non me le sono guardate tutte, francamente, però quasi mai il soggetto del combinare è la legge. Poi tra l'altro io ho fatto la ricerca solo sul verbo, su combinare, sull'infinito, cioè sul lemma combinare. Se ci si mettesse a cercare le varie forme flesse, le cose probabilmente aumentano. Ma è solo un'idea, solo una curiosità. Ecco, sorge però il timore, questo sì, che l'uso sempre più frequente anche tra i giuristi di combinare, infliggere, alla fine possa servire a legittimare l'errore. L'esperienza di reato insegna. Se così avvenisse, anche per combinare, vorrebbe però dire, tradire la storia, le origini, la parola, le esigenze di chiarezza e precisione del lessico giuridico. E guardate, c'è anche qualche dizionario che comincia a chiudere un occhio su quest'uso erroneo. Mentre la maggior parte dei dizionari riporta, giustamente, i dizionari dell'uso, quelli dell'italiano contemporaneo, riporta giustamente combinare, minacciare, uso erroneo, irrogare, c'è qualche dizionario che non sottolinea più il carattere erroneo di questa seconda accezione e comincia a dire estensivo irrogare. È il dizionario della Treccani. Altro esempio simile. Il reato penale. E tutti, reato penale, come è possibile? No, nessuno lo può dire, nemmeno uno studente. Il reato penale però, anche qui, di reato penale scrive la Corte di Cassazione. E guardate, non è la rara avis dell'impumone, Di reato penale... Di reato penale compare in 184 documenti tra massime e sentenze, sempre secondo De Jure, nella giurisprudenza della Cassazione. Ora, francamente, che questo sia un errore, è un errore, sì, però ci deve essere una spiegazione, perché un magistrato di Cassazione che scriva reato penale, a me c'è qualcosa che non mi torna, che non mi convince. E allora guardate dove normalmente si parla di reato penale, sempre in situazioni a proposito di un contrasto, di distinguere tra il reato e l'illecito amministrativo. Allora, questo reato penale è una sorta di tautologia, do un'interpretazione in bonam partem, è una sorta di tautologia per ribadire il concetto. Così come noi diciamo, quando andiamo dall'ortolano o dal fruttivendolo, signor Cesare, guardi, mi dia per cortesia due mele, ma due mele di numero. Ora, quel due di numero è chiaramente una tautologia che serve per rinforzare il concetto che di mele ne voglio veramente due, non poche mele, due. Ecco, lo stesso per reato penale. Direte voi, per carità,
problemi della Cassazione, i giudici amministrativi no, e anche questo purtroppo vi devo disilludere, perché di reato penale si parla anche in certe si scrive anche in certe sentenze del Consiglio di Stato, e se vi do anche il numero, 47 sentenze amministrative. Ma penso però che si tratti appunto di un problema di un uso consapevole, non credo che dipenda da una ignoranza che sarebbe effettivamente troppo crassa. La conferma si ha in un'altra sentenza della Cassazione penale, questa volta in cui si parla sempre di reato penale, ma in riferimento anche questa volta a situazione di discrimine. Si tratta qui in questa sentenza di distinguere il reato penale appunto da un illecito non amministrativo ma civile. A proposito di appropriazione indebita, quindi sono sempre situazioni, diciamo, di confine, non dico borderline perché non ho molta simpatia per certe lingue straniere. Ancora sul lessico giuridico ci sarebbe proprio da parlare di un'altra categoria, la categoria delle ridefinizioni. Ma le ridefinizioni si definiscono in modo molto semplice, sono parole della lingua comune che nel linguaggio giuridico assumono un significato tecnico. Non c'è bisogno di fare troppi esempi. Confusione, campo civilistico, un certo significato, e se chiacchierate fate confusione anche voi, ma questo non significa che si estinguono obbligazioni. E questo mi sembra normale. Il problema, anche questo diffusissimo e non si apprezza neppure più, non apprezzato neppure più dai giuristi, è che queste ridefinizioni spesso si verificano all'interno del diritto. Vabbè, tutti solo sappiamo, il possesso in campo civile è diverso, il concetto di possesso, da quello in campo penale. Il possesso che sta alla base del reato di furto o di appropriazione indebita non è lo stesso concetto di possesso descritto e definito dall'articolo 1140 del Codice Civile, tanto per dare un po' di numeri. Ma questo riguarda anche il diritto amministrativo. Insomma, se io parlando ad una platea di civilisti parlassi di, e lo rammentava Guido Travi, in quell'articolo è stato messo a disposizione, parlassi di attività contrattuale, il civilista pensa subito immediatamente a un problema di dolo, violenza, errore, annullabilità del contratto. Ma di fronte a voi, parlando di attività contrattuale, forse se io parlo di attività contrattuale di fronte a voi, voi pensate a un'altra cosa. Pensate a tutti quegli atti della pubblica amministrazione che vengono posti in essere, che vengono conclusi, perché possa essere concluso un contratto di diritto privato. Allora, attività contrattuale ha un significato diverso. Benissimo, per carità, però è una cosa secondo me molto pericolosa, perché il rischio di incomunicabilità all'interno stesso dei giuristi, anche a seguito di questa eccessiva forse specializzazione della scienza giuridica, diventa sempre più forte il rischio di incomunicabilità se non si riesce a recuperare quella radice culturale comune a tutta la scienza giuridica. Per finire poi, e basta qui, sulle ridefinizioni, per finire sul lessico del diritto, mancano l'ultima categoria, quella sulla quale si può e si deve intervenire, quella dei tecnicismi collaterali o soggettivi. Non servono a esprimere univocamente un concetto tecnico, ma solamente a elevare il tono, il registro del discorso, a far capire che a tutti coloro che stanno parlando o scrivendo sono giuristi, appartengono ad una categoria o una casta particolare. Sappiamo tutti quali sono i paroloni, ora ne faremo qualche esempio. Guardate, alcuni di questi termini sono innocui e il giurista che li usa molto spesso non si rende neppure conto che li sta usando. Risalente. Vi do qualche fastidio una parola di questo genere? Assolutamente no, perché noi fin dai primi anni d'università ci siamo imbattuti in giurisprudenza risalente, interpretazione risalente e via risalendo. Però provate a dire che state leggendo un saggio risalente parlando con una vostra amica, la vostra fidanzata, la vostra moglie, che magari è una letterata. Vi guarderà un po' strano, come mi sta guardando strano, ma è una cosa che con Riccardo Gualdo si è affrontata da tantissimo tempo. Guarda un po' strano, dice, risalente. Ma risalente a quando?
perché nel linguaggio comune risalente non viene usato in senso assoluto, cioè senza un complemento che specifichi il tempo al quale. Risalente alla preistoria, sto leggendo un saggio risalente alla preistoria, cioè scritto, oppure risalente al 1 maggio 2015. Questo è l'uso normale, un risalente con un complemento, con un'indicazione di tempo. E in effetti, quest'uso di risalente con valenza zero, come direbbero certi linguisti, cioè non specificato da un complemento introdotto dalla preposizione a o simile, non è attestato su dizionari, è tipico invece della lingua giuridica a partire almeno dai primi anni del secolo scorso, dai primi anni del Novecento. Talvolta si trova anche scritto sui dizionari. Questo ve lo leggo perché è corto. Da storico, Spadolini conosce bene queste cose e non è davvero cosa da poco che dichiari pubblicamente di volersi sottrarre a questo risalente e pesante impegno. La Repubblica, 5 ottobre dell'84. Dice, allora, ci ha preso un po' in giro, è scherzoso. Dice, è un qualcosa che è un risalente, espressione tipica di noi giuristi, e poi si trova sui giornali? C'è il trucco, anche qui, c'è il trucco, eccolo il trucco. L'autore è Stefano Rodotà. Ah, un giurista. Un giurista, certamente l'articolo è un articolo di una nota politica. Giusto. Ma è un giurista e quindi probabilmente, consapevolmente o meno, ha portato sul giornale in questa nota politica una caratteristica tipica del suo linguaggio professionale. Altri tecnicismi collaterali invece impreziosiscano davvero inutilmente il discorso giuridico, e se venissero abbandonati ne guadagnerebbero non soltanto i cittadini comuni, che potrebbero più facilmente capire il diritto, ma anche gli stessi giuristi, che potrebbero finire per capirsi più facilmente tra loro. Penso a parole come accedere per entrare, insomma tutti noi stasera rientrando in casa entreremo in casa nostra, però sappiamo anche, perché non credo perché l'abbiamo sperimentato direttamente, ma perché abbiamo visti i risultati negli atti, un ufficiale giudiziario non entra in casa del debitore. L'ufficiale giudiziario accede nella casa del debitore. Bene, accedere è un tecnicismo collaterale che potrebbe essere eliminato. Penso anche a connettivi dal sapore antiquato, come altresì, di tal che, or dunque, or vero, or bene. Penso a quel latinetto che sovente si incontra nel discorso giuridico e che altrettanto spesso è fatto oggetto di presa in giro da parte non giuristi, che accolgono con un sorrisetto a metà tra lo scherno e la compassione certe espressioni come de quo, de qua, a quo, a quibus, a contrario, a fortiori, de plano, de viso, ex novo, ex adverso, estunc, talvolta anche stuc, quisquis de populo, tanqua non esset, salvis iuribus o peggio salvezze illimitate. Ora, queste talvolta, queste parole potrebbero essere eliminate tranquillamente, o comunque se si usano, lo si usi correttamente. Ci sta benissimo in una sentenza, un ricorso, un atto d'avvocato, il dire la sentenza de qua. Ci può stare, non mi dà fastidio. Però talvolta si legge la sentenza de quo e questo mi fa un po' più arrabbiare. Guardate che poi tra quelle parole in latino ce ne ho messe apposta due che in viceversa non devono essere eliminate perché hanno acquisito ormai un preciso significato tecnico. Estunc e snunc, chiaramente. Estunc ed estunc, quelle non si possono, quindi quelle appartengono alla stessa razza di causa petendi, per intendersi. E non c'è dubbio, certo, ma del resto non solo per gli studenti, sì, certamente, ma c'era anche un giudice del nord, non amministrativo, a meno che non lo sia diventato dopo il capo anche, sì, che scriveva, potrebbe essere, e magari un nuovo referendario, non credo. Probabile. Non credo, no, non credo. Che scriveva ripetutamente estuc.
E non era un errore, un correttore automatico, lui perché ricorreva sistematicamente ai sorvenimenti. Un biscotto. Infatti lui lo faceva molto probabilmente perché aveva una particolare predisposizione per certi cracker che vengono dal Belgio, mi immagino. Ma insomma, accadeva, a parte gli scherzi, direi che tutte queste parole, la maggior parte di queste parole, potrebbero essere tranquillamente eliminate. Insomma, poi bisognerebbe subito spiegare, a proposito ai giovani, che snunk e stunk è latino non inglese, giustissimo, ma gli andrebbe anche spiegato a volte che ex lege, che può essere tranquillamente usato, per carità, significa secondo la legge e non che una legge non c'è più. Insomma, ex lege è qualcosa di diverso da ex moglie. No, mi fai ricorrere. Però, e penso soprattutto a tutti quei vocaboli o espressioni, scusatemi che ci sono qui già, che francamente, come all'uopo, conestare, per converso, tuziorismo difensivo, per mero tuziorismo difensivo, quante volte si trova negli atti degli avvocati, ultronio, eccetera, che un normale lettore non ha nel proprio patrimonio di conoscenze lessicali e che non si trovano nemmeno in qualche articolo di codice, proprio perché non sono tecnici, ma servono soltanto a rendere difficile ed ereditario il modo di esprimere dei giuristi. Salvo però, allora, tecnicismi specifici, ridefinizioni, tecnicismi collaterali, tutto giusto e siamo tutti d'accordo. Il problema poi è pratico. E poi come si fa a distinguere davvero tra tecnicismi collaterali, tra quello che è un tecnicismo collaterale da eliminare, un ordunque o un all'uopo, meglio, perché l'ordunque non mi dispiace, un all'uopo, e viceversa un'espressione che non è un termine, un vocabolo, un'espressione che non è un tecnicismo collaterale, ma è un tecnicismo specifico. Il problema, bene per il di talché, per l'ordunque, l'orbene, l'eziandio e tutta l'altra mercanzia del genere, ma escutere discussione. Perché dico escutere discussione? Perché escutere discussione sono considerati non solo da certi linguisti, ma anche da certi giuristi. È uscito, non ne faccio il nome, ma è uscito domenica scorsa sul Sole 24 Ore un trafiletto in cui si partiva proprio dall'escutere come parola da eliminare dal lessico giuridico perché non serve a nulla. Ora, io francamente non sono troppo d'accordo. L'escussione o l'escutere si deve andare a mettere nella immondizia differenziata destinata ad essere smaltita senza possibilità o speranza di riciclo, oppure in quella dei gioielli di famiglia da conservare con cura? Ma io, se non ricordo male, mi sembra che espressione, scusate, non vi fa, ecco, è rimasto indietro, espressioni o parole come escutere o discussione, se non ricordo male, io l'ho trovate fin dalle fonti giuridiche romane e si trovano ancora oggi nel codice civile quando si tratta di escutere un debitore, escutere una garanzia, e da lì all'escussione o a escutere un testimone, cioè nel senso di interrogare, non c'è poi una grossissima differenza. Tant'è vero che escutere in questo senso viene utilizzata anche, viene usato anche dalla prosa giuridica più colta e sostenuta. Magari anche qualcuno di voi avrà sostenuto, sarà stato interrogato proprio su questo passo. Lo traggo dal Medioevo del diritto di Francesco Calasso. Escusse queste testimonianze, i giudici pronunciavano la sentenza in conformità dei risultati dell'inquisizio. Quindi, per me escutere può rimanere e si può tranquillamente continuare a usare, anche perché, io lo dico da docente universitario, io interrogo i miei studenti, ma mi auguro che loro non si sentano veramente escussi, perché c'è anche qualche professore universitario che li escute, ma francamente questo rientra nella patologia e non nella fisiologia del meccanismo di superamento di un esame. E allora è pericoloso forse concepire degli elenchi troppo rigidi e netti. Molto meglio lasciare uno spazio di libertà alla sensibilità e alla cultura dell'autore e dire in generale che è bene non usare tutti quei vocaboli e espressioni inconsuete che un normale lettore certo non ha nel proprio patrimonio di conoscenze lessicali e che non si trovano neppure in qualche articolo di codice o in qualche pagina di dottrina. E allora è bene, tornando a Calvino, che l'impianto termico ne essere la stufa, il prodotto vinicolo ridivenga il fiasco, il recipiente adibito al contenimento del combustibile
la cassa del carbone. Sembra incredibile, ma secondo me anche il giurista, una volta toltasi la toga e smesse le mezze maniche, può riuscire, ne sono sicuro, a distinguere i paroloni ad pompam dal lessico veramente necessario al diritto. Basta un po' di allenamento, una dose di buona volontà e soprattutto un pizzico di senso critico. Ci si può riuscire, forse, se si tengono saldi i legami con la vita e la lingua di tutti i giorni e se il giurista non si rinchiude autisticamente nel proprio mondo. Ma poi non è detto che davvero sempre quei paroloni debbano essere evitati. Chissà, talvolta potrebbe tornare utile a chi sappia scrivere con competenza e sensibilità, e soprattutto anche con un po' di ironia che non guasta mai, anche un ordunque, un di talché o addirittura un all'uopo. Ordunque, appunto. Passando ai contenuti del discorso giuridico, potrei dire, magari anche anglicizzando, che ogni scritto, che sia in parte informativo o descrittivo, narrativo, dovrebbe rispettare le regole delle 5W, cioè la regola del chi, del che cosa, del perché, del dove e del quando. Oppure potrei aggiungere, magari per farmi bello con una citazione dal sapore erudito, che ogni discorso, compreso quello giuridico, magari per primo quello giuridico, per essere veramente efficace, cioè per convincere l'interlocutore, deve costruirsi e scandirsi secondo le parti della retorica classica, che in più di 2000 anni non siamo stati buoni di cambiare. Cioè si dovrebbe scandire in una inventio, dispositio, elocuzio, memoria, la pronunciatio atto se si tratta di un discorso orale, e in particolare l'atto giudiziale si dovrebbe comporre di queste quattro parti: l'esordio, l'esposizione, l'argomentazione e le conclusioni. Siamo tutti d'accordo su questo, però arriverei molto in ritardo, perché questi contenuti, se ci pensate bene, con una lingua diversa e forse in modo meno schematico, sono in buona sostanza richiesti proprio dalle norme dei codici di rito che disciplinano gli atti di parte e quelli del giudice. E se il giurista pratico quelle regole rispetta come deve, spesso a pena di nullità o di inammissibilità, il suo lo fa e ci si potrebbe anche contentare. Insomma, è scontato, un buon atto giudiziario, questo credo sia il principio fondamentale che tutti dovrebbero tenere presente, sia fatto dal giudice sia fatto dall'avvocato, deve necessariamente rispettare da un lato le regole di diritto e insieme le regole di diritto anche quelle di lingua. Solo la sintesi tra regole della lingua e regole di diritto potrà servire a costruire un atto giudiziario veramente efficace, cioè che raggiunge gli obiettivi per i quali l'atto giudiziario, sia del giudice sia dell'avvocato, è concepito. Insomma, dalle parole siamo passati con un salto anche logico a trattare dei caratteri retorici del discorso del diritto. Ma i caratteri retorici si costruiscono attraverso le regole della sintassi, che legando le parole nelle frasi e le frasi nei periodi rappresenta la trama e l'ordito del ragionamento che si vuole esprimere. I caratteri sintattici tipici del discorso giuridico sono molteplici. Ad esempio, si può iniziare dal cambiamento della posizione di una parola o del verbo nella frase. Ad esempio, l'anteposizione dell'aggettivo o del participio al nome. Contestate aggravanti, impugnata sentenza, dolosa preordinazione. Ora, perché si verifica questa inversione? I motivi sono due. Da un lato è la deriva del latino. La regola in italiano, nella grammatica italiana, è che l'aggettivo o il participio segue il nome e non lo precede. In latino valeva la regola opposta. Allora, il giurista che per secoli, secoli e secoli ha parlato e scritto, anzi, ha pensato, scritto e parlato in latino, è rimasto legato a questa antica costruzione. Ma c'è anche un altro motivo. Attraverso l'inversione della posizione, io marco in modo particolare il significato di quell'aggettivo, cioè perseguo un effetto retorico. Insomma, dire impugnata sentenza, faccio riferimento al fatto che quella sentenza gridava vendetta a Dio e che l'ho dovuta impugnare per forza. Quindi marco un effetto retorico. Lo stesso può accadere a proposito del soggetto e del verbo.
ritiene la Corte, do particolare rilievo, quindi marco il significato del ritenere. Focalizzo il mio interlocutore sul verbo piuttosto che sul soggetto. Quello diventa il focus della frase. E guardate che in questo caso talvolta l'effetto retorico può essere ancora più articolato, perché talvolta si può passare dall'ordine normale soggetto-verbo-oggetto a quello alterato con un effetto di chiasmo. La Corte ha confermato la sentenza, ricorre il procuratore generale. Come vedete, il focus del discorso è concentrato su quel ricorso. Ecco, un artificio retorico. Tipico della lingua del diritto, non solo tipico della lingua del diritto, degli atti processuali, perché se ricordate un bel libro che esce negli anni 90, aveva un titolo in cui c'era un'inversione di questo genere, Sostiene Pereira. Quindi anche lì l'autore, Antonio Tabucchi, perseguiva un particolare effetto retorico. E se leggete, non solo nel titolo ma anche all'interno, Sostiene Pereira, Sostiene Pereira, se chi ha letto il libro, ma anche forse semplicemente scorrendo queste due frasi, ci si rende conto di quale fosse l'effetto retorico voluto. Insomma, attraverso questa inversione, per il lettore, dopo la terza o la quarta che la legge, sembra quasi di avere davanti Pereira che parla incarnato di fronte a lui. Quindi un effetto retorico. Si può tornare indietro? Si può tornare indietro, però non sempre è possibile tornare all'ordine normale, perché qualche volta la posizione della parola incide sul significato. Insomma, un vecchio amico non è sempre un amico vecchio. E attenzione, campo del diritto, a volte si può tornare all'ordine normale quando non si può perseguire un effetto retorico. Facile battuta, provate a tornare alla posizione normale con nudo proprietario. Ora, se nudo proprietario è un concetto civilistico, proprietario nudo forse potrà interessare penalisti, ma civilisticamente non significa nulla. Attenzione, considerate che questo vale per il concreto, quando io parlo di proprietario, ma se scrivo proprietà non mi dà assolutamente fastidio dire proprietà nuda, proprio perché non mi immagino un signore in mutande. Ecco, questo è. Ancora sulla sintassi. Sulla sintassi, i verbi, i tempi dei verbi. Lì il famigerato, che devo dire, per me tanto famigerato non è, perché in certe circostanze mi piace abbastanza, imperfetto narrativo. L'attore ricorreva. Svolge una sua funzione imperfetto narrativo. Secondo me non se ne può abusare, perché nessuna regola deve diventare uno stereotipo, non se ne può abusare. E quindi benissimo a chi, come sempre di più oggi, propongono di utilizzare maggiormente le possibilità che la sintassi dei verbi offre, quindi passato remoto, ma soprattutto passato prossimo, imperfetto e per il giudizio pendente il presente. Ma anche l'imperfetto, forse una funzione la può svolgere. L'imperfetto indica un'azione di durata. E perché c'è questa tendenza a utilizzarlo in particolare nelle sentenze? Perché quando è che in una vicenda processuale quel fatto ha la sua definizione concreta? Quando finisce quel fatto? In che momento finisce quel fatto? Produce davvero tutti i suoi effetti? Quando il giudice deve decidere. Quindi utilizzare nella ricostruzione del fatto l'imperfetto è un po' come dire, è il giudice che alla fine del giudizio dovrà dare tutte le caratteristiche giuridiche tipiche di quel fatto, allora solo allora l'azione sarà finita. Utilizzare l'imperfetto è un po' in sostanza come si può interpretare come volto a utilizzare, a sottolineare, non dico il nascondimento del giudice, ma la terzietà del giudice. È il giudice che decide, è terzo rispetto alle parti, quindi gli effetti giuridici di quel fatto si produrranno davvero solo quando interverrà la sentenza del giudice. È una spiegazione non in buona parte, ma che forse può avere. Aspetto naturalmente le vostre osservazioni sul punto. Sì. Il passaggio da una forma verbale all'altra nella esposizione di un fatto, no? Cioè usare prima l'imperfetto, poi il passato prossimo. Non si sente in stringa, non capisce. Non so se sta domandando. Cioè il gelato. Sì.
il Presidente se fosse possibile utilizzare all'interno di un stesso atto, una stessa sentenza, i vari tempi. Certo che è possibile, naturalmente vanno calibrati correttamente, quindi utilizzare il passato prossimo per... Gelato. Dategli il gelato. No, pensavo ci fosse una pausa di gelato. No, il microfono. Dategli il gelato. Quindi, naturalmente vanno ben calibrati secondo le fasi del giudizio. Questo non c'è dubbio. Il gelato pensava l'escrime, il gelato invece il microfono, il gelato. No. Ci sono poi altre caratteristiche sulle quali per ragioni di velocità non mi soffermo. C'è il congiuntivo e sarebbe sicuramente sempre da mantenere. Non è vero che il congiuntivo stia... Questo è il gelato. Non è vero che il congiuntivo stia scomparendo, il fatto stesso che qualcuno si lamenti che il congiuntivo sta scomparendo sta a significare che il congiuntivo è ancora ben vivo e vegeto, perché noi notiamo il congiuntivo quando manca, ma non lo notiamo quando invece viene usato correttamente. Poi, se non ricordo male, in tempi anche abbastanza recenti è stata pubblicata, diciamo così, anche una canzone sul congiuntivo. Quindi non so se andate a cassare, quindi questo significa che il congiuntivo sta benissimo. Casomai si può sottolineare una caratteristica particolare nelle sentenze, e questo attiene ancora alla funzione particolare del giudice e della sentenza stessa. Talvolta in una sentenza si può trovare un presente, un indicativo, al posto del congiuntivo. Ritiene la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso, che dà all'orecchio suonerebbe sicuramente molto meglio, ritiene la Corte che sia infondato il primo motivo di ricorso. Bene, ma anche in questo caso però c'è una ragione perché la scelta dell'indicativo è giustificata in considerazione del fatto della funzione della sentenza. Il giudice decide e deve manifestare quella certezza nella decisione che il congiuntivo potrebbe far risultare dubbia. Ecco perché talvolta si può trovare. Però, ecco il principale capo d'accusa. Il giurista, perfetto scrittore, dovrebbe essere conciso e non involuto. Perché l'accusa sintattica, che indica proprio un difetto di comunicazione, che più spesso gli viene rivolta, è di scrivere troppo e in modo troppo complicato, accennava il Presidente poco fa. E non è solo una questione di lessico. Una frase, per giungere efficacemente all'interlocutore, non dovrebbe essere più lunga di 20 o 25 parole. Nel legare poi le diverse frasi del periodo, si dovrebbe privilegiare la coordinazione rispetto alla subordinazione. Il modello che si addita è quello della Costituzione nella versione 47, senza tener troppo conto del fatto che ben raramente un giurista si trova a scrivere una legge. Il più delle volte... No, è una cosa tecnica, prego. No. Il più delle volte, dicevo... sono sentenze comparse e invece i giuristi scrivono frasi molto lunghe e scrivono in frasi molto complicate con un numero eccessivo di subordinate di vario grado, doppio o triplo negazioni, modi verbali non finiti, nominalizzazioni che si verificano quando si sostituisce il contenuto di un'intera frase con una parola, cioè una parola ha il significato e il contenuto di un'intera frase. E questo costringe così il povero rettore, magari pure lui un giurista, un giudice, un avvocato, a un lavoro pesantissimo e faticosissimo di ricostruzione del pensiero che nello scritto è stato espresso. E spesso senza davvero necessità. Insomma, una sentenza di merito o un atto difensivo si riferiscono per definizione a fatti concreti e, almeno da un punto di vista logico, non dovrebbero usare un linguaggio astratto che renda inutilmente complicata la loro comprensione. Quindi non ha granché senso lo scrivere difficile e cervellotico di una sentenza di corte d'appello, che scrive è davvero di scarsa, se non di totalmente carente credibilità, l'asserito affidamento in custodia di un così prezioso carico a persona non nota. Ora, tutti noi capiamo cosa voglia dire,
Però facciamo una bella fatica, quando poteva essere espressa lo stesso concetto in modo molto più semplice e chiaro, dicendo è difficile, se non impossibile, credere che un carico di droga sia stato dato da custodire a uno sconosciuto. Questo voleva dire la Corte d'Appello. Esempi di questo genere non ne faccio altri perché non voglio rubare il lavoro a Riccardo Gualdo, perché già nelle sentenze che domani Riccardo Gualdo commenterà ci sono esempi di questo genere. La doppia negazione, lo diceva il Presidente. La doppia negazione non è chi non veda, ma non è chi non veda, va bene, ma c'è un cedere dispositivo della Corte Costituzionale, articolo 5 del Codice Penale, sentenza famosissima. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del Codice Penale nella parte in cui non esclude dall'inesclusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Qui le negazioni sono addirittura 5. Il giurista esperto alla prima non capisce neppure il giurista esperto. Lo deve leggere e lo deve rileggere. E allora non mi sembra tutto sommato troppo sbagliata una riscrittura suggerita da un mio studente che proponeva. Le negazioni sono diverse anche qui, però alla fine il dispositivo è, mi pare, molto più chiaro. Poi si potrebbe, ma queste le faccio scorrere abbastanza velocemente, ci sono sentenze con periodi di 190 parole che potrebbero essere riscritte in modo molto più rapido e conciso, ci sono casi nei quali il redattore perde il controllo del periodo, come in questo caso qui, tratto da una sentenza di un tribunale amministrativo, oibò. Chi è che non ha richiesto il previo motivato parere dal responsabile del procedimento, in questo caso? Impugnava il predetto provvedimento contestandone la legittimità e chiedendone annullamento per violazione delle regole di partecipazione procedimentale, per incompetenza nonché per carenza di motivazione, non avendo richiesto il previo motivato parere del responsabile del procedimento. Chi non ha chiesto il parere è l'amministrazione, non è il ricorrente. È comune. Ecco, in questo caso è evidente che c'è un errore sintattico grave. Non sarebbe successo se al posto del gerundio fosse stato utilizzato un altro modo verbale. Quindi attenzione a usare gerundio participi, perché anche un estensore esperto potrebbe perdere il controllo. Un esempio, lo vedrete, altro esempio, lo vedremo domani in una sentenza che commenterà appunto Riccardo Gualdo. Ora, è pensando a una prosa di questo genere che Calamandrei invitava i suoi colleghi avvocati alla chiarezza e alla brevità, con l'ulteriore postilla che io terrei in considerazione. Ricordati che la brevità e la chiarezza sono le due doti che il giudice più ama nel discorso dell'avvocato. E dove non mi riesca a essere insieme brevi e chiaro, quale delle due doti per meno scontentare il giudice sacrificherò? Inutile chiarezza se il giudice vinto dalla pubblicità si addormenta, più accetta la brevità, anche se oscura. Quando un avvocato parla poco, il giudice, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione. Io non so se sia vero questo, me lo dovete però dire voi. Lo diceva anche questo, naturalmente, Piero Calamandrei, ecco, sempre nello stesso passo. Ora, che il giurista, e qui mi avvio veramente verso la conclusione, debba essere sintetico, voglio dire, in questa sede non c'è bisogno di dirlo, è cosa che potrebbe dirsi ovvia, visto che, lo rammentava il Presidente poco fa, il processo amministrativo è retto da questo principio. Il giudice e le parti le dicono gli atti in maniera chiara e sintetica. E questo principio è considerato ormai un principio generale di qualunque processo, il che ha fatto non poco arrabbiare i processuali civilisti, perché la mancanza di chiarezza e sinteticità sia nell'atto di parte sia in quello del giudice si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo e con quello di leale collaborazione tra le parti, tra loro, e tra le parti e il giudice. Lo ha riconosciuto, l'ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione. Chiarezza e sinteticità, principio generale del diritto processuale, e magari solo sommessamente farei notare che, per dirlo, la Corte di Cassazione ha utilizzato un periodo di 140 parole senza un punto. Allora,
se questo è, tu giudice, tu avvocato, tu consulente tecnico, devi scrivere frasi corte, senza parole, espressioni inutili, antiquate, vuote, con modi verbali finiti, con diatesi attiva, frasi dove si rispetti la normale posizione che i componenti grammaticali devono avere e i periodi devono avere, devono essere senza subordinate, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma, quello che è stato elaborato sulla falsariga di quanto avviene di fronte a certe corti anglosassone ed europee, e l'ideale sembra proprio quello di mettere lo scrittore di cose giuridiche in una gabbia fatta di un numero predeterminato di battute, di righe, tassativamente da non superare, appena delle più severe sanzioni. Però il rischio grosso, che così mi sembra di correre, è quello di levare l'anima alla scrittura. Tutto vero, per carità. Meritoria è stata dell'opera di chi cerca di regolare e semplificare lo scrivere del diritto, magari anche cercando di contenere con regole arcigne lo strabordare delle frasi e il ricorrersi disordinato dei periodi. Ma sempre e comunque? Oppure si dovrà e si potrà consigliare a quello stesso giurista che all'occorrenza bisognerà anche essere duttili e elastici e sapere adattare la regola linguistica, talvolta fino al punto di non applicarla. Sono principi che ha riconosciuto anche un tempo una sentenza del Consiglio di Stato, che è una sentenza importante, la sentenza per la quale, insomma, la sinteticità è un concetto relativo che non può tradursi in meccaniche e automatiche compressioni del numero di battute di pagine, ma che deve invece essere intrinsecamente legato alla complessità delle questioni da decidere. Quindi questa è una bella sentenza, però come voi sapete... Abbiamo qui l'estensione. Non sapevo che fosse lui, ma mi complimento perché è una sentenza molto bella e molto importante. Purtroppo si dovrebbe anche un po', come dire, rattristare, perché questa sentenza non è seguita, anzi, l'iter che la giustizia amministrativa ha messo in moto è completamente diverso. C'è quella legge famosa, limiti massimi di lunghezza dei ricorsi, sono limiti ampi, lo riconosco. Mancato esame da parte del giudice delle parti sovrabbondanti non può costituire motivo di impugnazione. La legge, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato e la giurisprudenza che applica questa regola. Io non so, io ho qualche dubbio sulla legittimità costituzionale di una legge di questo genere, io ce l'ho, però vorrei sentire, magari se c'è tempo, nella fase del dibattito, il vostro parere. Per me però, la cosa da cui bisogna guardarsi è una cosa altrettanto dannosa rispetto alla prolissità e anch'essa, forse anche più, nemica acerrima della chiarezza, cioè il cercare la semplicità ad ogni costo, cioè la genericità, con il rischio di diventare, oltre che oscuri, menzogneri. Ecco allora il Calvino che a me piace. Quando le cose non sono semplici, non sono chiare, pretendere la chiarezza a tutti i costi è faccioneria, perché questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici, cioè menzogneri. Questo non deve accadere. Bene scrivere di regola frasi di non più di 20 parole, ma se si tratta di esprimere un concetto complesso, si rompa pure quel limite, perché non sempre la lunghezza è sinonimo di oscurità. Uno dei più bei periodi della letteratura italiana è composto di 111 parole e non mi si venga a dire che si potrebbe meccanicamente ridurlo senza stravolgerne senso e funzione. Ve lo ricordate? Quel ramo del lago di Como, provate a cambiarlo, provate a ridurlo. Ce la fate? Quindi attenzione, è dura, è dura, è dura. Bene privilegiare la paratassi, però, come dire, talvolta non bisogna dimenticare che la costruzione ipotattica è quella, è la costruzione argomentativa per eccellenza, e quindi questa dovrebbe essere talvolta utilizzata, perché la subordinazione è la forma migliore per esprimere certi nodi del complessi del ragionamento anche giuridico. E allora perché si deve privare il giurista di utilizzare periodi lunghi se ben costruiti, magari attraverso una corretta costruzione di carattere ipotattico, come già suggeriva all'inizio tra 800 e 900 in un passo famoso e altrettanto bello Edmondo De Amicis. A questo dovrebbe dunque tendere, secondo me, lo scrittore di cose giuridiche. Lo scrittore di cose giuridiche dovrebbe appunto essere sintetico e conciso,
duttile e flessibile e dunque deontologicamente leale, cioè impegnato nello sforzo di rendere il suo scrivere efficace e comprensibile a tutti i destinatari, diretti e indiretti. Solo che le regolette che sempre si ripetono, che anche ora sono ridette, non bastano, perché il rischio è che anche esse possano essere ridotte a un mero stereotipo. Per scongiurarlo, la strada è una sola. Il giurista deve tornare ad essere un uomo di cultura a tutto tondo, non il semplice titolare di un sapere tecnico, e una sua formazione linguistica è sempre più necessaria, perché la buona scrittura giuridica non potrà che nascere dall'incontro tra le regole di diritto e quelle della lingua. E poi il giurista che voglia scrivere lealmente dovrebbe leggere, 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 e possibilmente scritti non giuridici, per aprire la mente e distendere la prosa. Cioè direi che il giurista che voglia scrivere lealmente, nel senso che si è appena detto, dovrebbe fare l'esatto inverso di quello che faceva Stendhal. Vi ricordate Stendhal, che quando scriveva La Certosa ogni mattina leggeva qualche pagina del Code Civil per prendere il tono giusto di scrittura? No, lo scrittore di testi giuridici dovrebbe leggere qualche pagina della Certosa e poi mettersi al banco del giudice con un pensiero, o dell'avvocato, con un pensiero più chiaro e più sicuro, e dovrebbe anche rileggere, 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 avendone tempo, per migliorare il testo, magari per eliminare qualcosa, ma chissà, anche per aggiungere qualcosa che dovesse mancare. Insomma, dovrebbe tenere a portata di mano il giurista che scrive una sorta di breviario, magari anche solo nella sua testa, un breviario di buona scrittura, quello che ha consigliato, insomma, la commissione ministeriale che ha lavorato fino a qualche mese fa, un compendio che possa essere sempre portato addosso in ogni circostanza e per ogni esigenza di scrittura. Un breviario che rievochi magari il ricordo ginnasiale ancora dell'incontro con una lingua e una scrittura bella, chiara e piana. Lo ricordate ancora qui Don Abbondio? Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata Don Abbondio. Diceva tranquillamente il suo uffizio e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. Ecco, un breviario per una buona scrittura giuridica che non difenderà dai bravi, come non difese Don Abbondio, ma servirà a eliminare gli inciampi linguistici e potrà forse guidare il giurista nella reinvenzione del proprio modo di scrivere e di pensare, sempre però tenendo presente che la scrittura è un'essenziale forma di manifestazione della personalità originale e creativa. Regole troppo rigide e stereotipate mal si prestano a contenerla. Ho chiuso, grazie, scusate, mi sono salvato tutto il volume. Grazie professor Guado. Due cose solo, molto interessante quello che ha detto il professore prima, due sole considerazioni. La sinteticità, molti anni prima della sentenza del consigliere Nocelli della terza sezione, era stata messa in pratica subito dopo l'entrata in vigore del codice da un collega in Consiglio di Stato, il quale trasmetteva i suoi pareri, perché già stava in consultiva, al Presidente soltanto per contestazioni, cioè il fatto è il diritto erano vuoti e perché non era capace di scrivere, insomma, quindi aveva realizzato quella sinteticità al massimo livello. E un'ultima cosa interessante, quello che ha detto il professore sul linguaggio, il linguaggio giuridico, però il giudice appartiene anche alla società, quindi il linguaggio giuridico fa parte sempre del linguaggio di ogni giorno. E naturalmente il linguaggio di ogni giorno è in continua evoluzione, soprattutto proprio sulla spinta dei nuovi mezzi di comunicazione, per quanto riguarda all'inizio la telefonia mobile, i messaggi, successivamente i social. Io ricordo sempre un aneddoto, che questo è indicativo, un fatto vero, che mi raccontava un professore che conobbi nell'ambito di una commissione di concorso oltre 10 anni fa, il quale raccontava, insegnava credo storia, letteratura all'università, che nell'ambito di un esame disastroso per la concorrente, per la studentessa, a un certo punto alla fine, per venirle incontro, dice: senta, allora a questo punto mi parli di
un personaggio storico a sua scelta. E questo qui ci pensa un po' e dice sì, io vorrei parlare di Biberio. Il professore esterrefatto dice Biberio, ma chi è Biberio? Dice ma come un noto personaggio della storia italiana e soprattutto del Risorgimento italiano. E gli disse scusi, me lo può scrivere? Questo era il Bixio, cioè praticamente lei la X la pronunciava per, quindi Bixio era diventato Biberio. Bellissimo. Grazie. Bellissimo. Va bene, passo subito la parola a Germana Panzeroni che mette in circolo, grazie, idee, suggestioni sulle regole con cui viene assunta la decisione e sulle regole di Camera di Consiglio, cerchiamo di fare il punto su questo, e sul rapporto delicatissimo per un giudice collegiale tra il Presidente e il Relatore. E i componenti, chiaramente. Allora, mi trovo a parlare dopo una relazione estremamente interessante per noi che siamo abituati a parlare con un linguaggio tecnico ed è un incipit che mi consente di dire in primo luogo che il linguaggio giuridico è un linguaggio tecnico al pari di tutti gli altri linguaggi tecnici, ma ha una particolarità a mio parere, che è quella di dover comunicare ad una collettività di veicolare messaggi in ordine all'assetto degli interessi che va a regolare. Conseguentemente il linguaggio giuridico è un linguaggio che più di altri linguaggi tecnici è vicino alla comunità di cui ovviamente detta le regole. Tanto è vero che alcuni istituti giuridici pervengono dalla società, vivono prima nella società e vengono poi recepiti dal giurista, dal diritto e diventano regola del diritto. Nel diritto civile, ad esempio, tanti contratti, cosiddetti contratti non codificati all'inizio, che poi sono stati codificati al di fuori del codice civile, nascono prima nei comportamenti sociali, poi vengono sussunti in regola di diritto. Questo cosa ci fa capire? Che il nostro principale scopo è quello di veicolare un messaggio chiaro, cioè noi come giudici e ovviamente con l'ausilio degli avvocati e noi come parti operatori del diritto nel nostro complesso dobbiamo veicolare dei messaggi comprensibili. E come lo facciamo? Lo facciamo con le sentenze. Noi giudici, gli avvocati lo fanno con gli atti di parte. Questa prima premessa mi consente, o meglio mi obbliga a farne un'altra di premessa, che però non è secondo me meno importante. Noi giudici applichiamo la legge, ma andiamo a vedere come è scritta la legge. Cioè noi fino adesso abbiamo parlato di come scrivono i giudici, bene, male, di come scrivono gli avvocati, in maniera troppo lunga, in maniera troppo concisa, eccetera eccetera. Ma nessuno si è posto il problema di come vengono scritti gli atti normativi di fonte primaria o di fonte secondaria, e non voglio spingermi oltre, che noi siamo tenuti ad applicare. Cioè, se noi non partiamo da questo presupposto, che noi siamo degli applicatori, degli esecutori, in senso tecnico evidentemente, della legge, partiamo da un presupposto incompleto quantomeno, perché è ovvio che noi dovremmo scrivere in maniera più o meno chiara in relazione però alla chiarezza della norma di diritto che dobbiamo applicare. Perché vi parlo di questo? Perché esistono delle regole di redazione degli atti legislativi, si chiamano drafting giuridico, drafting normativo,
E tra l'altro in questo senso voglio ricordare, approfittando della presenza del professore, che l'Accademia della Crusca ha fatto un protocollo di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio sulla redazione degli atti di legge, e protocollo che evidentemente, diciamo, è non molto applicato, proprio perché a partire dalla redazione dell'atto normativo si deve usare un certo tipo di linguaggio, una certa costruzione della frase. Poi a cascata tutto ciò che viene dopo, quindi l'applicazione della legge, a cominciare, se mi permettete, da chi la deve applicare come ente di gestione, ente di amministrazione, e quindi poi nella sua fisiologia e poi quindi nella sua patologia, cioè giudici e avvocati, a partire dalla redazione dell'atto normativo noi dovremmo poter veicolare un messaggio chiaro, improntato evidentemente alla sinteticità, dove però siano ben espressi i contenuti, cioè quella che era la famosa fattispecie, che chiaramente deve contenere o dovrebbe contenere una regola generale e astratta con un contenuto comportamentale di qualsiasi tipo esso sia, a secondo delle varie, dei vari settori del diritto, e aggiungo la relativa sanzione in caso di violazione del comportamento medesimo. Molto spesso noi assistiamo a delle regole, a dei precetti che sono privi di sanzione, e questo che cosa comporta? Che poi il giudice nella patologia può riscontrare sì la violazione, ma a volte, ovviamente il giudice amministrativo ha un ruolo diverso e poi lo vedremo, ma a volte non sa cosa fare perché non c'è una sanzione chiara, e questo deriva da una tecnica di redazione della legge sbagliata, errata. Questa premessa mi è servita per quello che è il mio pensiero. Io, perdonatemi, ma sono molto pratica, nel senso, io ritengo che il giudice debba fare il suo lavoro, forse il suo mestiere, anche se il termine non è un termine che nobilita, non uso il termine professione, uso il termine mestiere, perché noi siamo dei servitori, dal mio punto di vista, di qualcosa che è al di fuori e al di sopra di noi, cioè gli interessi della collettività e della comunità. Conseguentemente, da questa premessa deriva, secondo il mio parere, che i provvedimenti decisori del giudice, che come noi sappiamo, ai sensi dell'articolo 3 del nostro codice del processo amministrativo, devono essere articoli 1, 2 e 3, ma in particolare l'articolo 3, per cui deve essere motivato, e al secondo comma, ma questo l'abbiamo già sentito, il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, ma quindi questi sono due concetti che andrò a illustrare in maniera un pochino più approfondita in seguito. I nostri provvedimenti hanno uno scopo, che è quello di dettare la regola di quell'assetto di interessi del caso concreto. Punto. Non è uno scopo diverso, e se noi riteniamo la funzionalità del provvedimento decisorio, sia esso una sentenza, sia esso un'ordinanza, sia esso un decreto, da un punto di vista funzionale, cioè cosa andiamo a fare come un servizio che noi rendiamo alla collettività, secondo me tanti problemi, tante diciamo codificazioni, problemi si risolverebbero, e anche le regole che vengono poste in realtà sarebbero inutili, nel senso che noi dovremmo arrivarci, se tenessimo presente questo scopo, semplicemente col nostro buon senso, che Cartesio riteneva fosse, diciamo, stato distribuito a tutti quanti. Io, in maniera, per carità, molto modesta, ritengo assolutamente no, cioè se c'è una cosa che manca
nel giudice e nell'operatore del diritto in senso stretto è proprio il buon senso, che è la regola base su cui noi dobbiamo appoggiarci per redigere i nostri provvedimenti. È la regola base, la chiarezza, la sinteticità, la motivazione, eccetera, eccetera. Per carità, vanno benissimo, sono... però voi dovete pure pensare, ma una persona normale, cioè una persona che non è un giurista, soprattutto adesso dove, diciamo, l'accesso alla giustizia amministrativa è un accesso molto diffuso, molto generalizzato, tanti anni fa lo era molto meno, che cosa può capire di una sentenza cosiddetta, per, cito Padroni Griffi, la sentenza prolissa, la sentenza vetrina, la sentenza sfoggio della propria dottrina e della propria conoscenza giuridica? Cosa può capire una impresa che sta cercando di capire se ha fatto bene o ha fatto male a partecipare a un appalto o cosa, e da cui dipende, ripeto, la sua sopravvivenza economica e da cui dipende la sopravvivenza di tutte le persone che sono impiegate, e ne posso fare ovviamente migliaia di questi esempi. Noi dobbiamo comporre un assetto di interessi e abbiamo il dovere di essere chiari nello spiegare perché abbiamo deciso in questo modo. Allora, partiamo dalla sentenza, lasciamo un attimo da parte le ordinanze e i decreti, partiamo dalla sentenza perché è, diciamo, il prodotto che è più qualificante per l'attività giurisdizionale, ovviamente vista sia da un punto di vista del giudice che da un punto di vista delle parti del processo. La sentenza è collegiale, la sentenza è decisoria e ha un'attitudine a passare in giudicato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dovrebbe mettere il punto finale su una certa regola di diritto. Chiaramente ormai il tempo, diciamo, si è un pochino ristretto rispetto alle iniziali previsioni, conseguentemente io affiderò alla mia relazione scritta tutta una serie di concetti un pochino più, diciamo, precisi, dettagliati sul tipo di sentenze in relazione alle domande, eccetera, eccetera. Cercherò di dare un taglio più discorsivo alla mia relazione. Perfetto. E meno tecnico, meno nozionistico. Quello che io però posso e devo dire in relazione alla sentenza è che la sentenza è forma e sostanza, cioè noi non possiamo parlare di sentenza se non in maniera congiunta, poiché la sentenza ha un contenuto formale prescritto dal codice del processo amministrativo, ma anche e soprattutto un contenuto sostanziale anch'esso dettato dal codice del processo amministrativo, ma un contenuto sostanziale che ha dei riflessi extraprocessuali. Allora, si è parlato di polifunzionalità della sentenza, soprattutto della sentenza amministrativa, e qui inserisco una breve distinzione tra la sentenza amministrativa e la sentenza civile, dove al di là delle somiglianze di carattere formale e chiaramente del fatto che costituiscono comunque l'esito ordinario di un processo, sia nel caso della sentenza civile che nel caso della sentenza amministrativa, tuttavia sono sostanzialmente diverse, per il semplice fatto che una delle due parti nel processo amministrativo è una parte pubblica e quindi esercita un potere pubblico che non deve essere inteso come un arbitrio prevaricatorio di una parte sull'altra, perché l'esperienza ci ha insegnato che a volte l'amministrazione è la parte più debole rispetto ad alcune parti private, cioè non è sempre detto che l'amministrazione sia la parte più forte, ma comunque l'amministrazione cura un interesse di carattere collettivo
e conseguentemente l'amministrazione ha bisogno del potere conformativo della sentenza di diritto amministrativo per capire qual è la regola che deve applicare non solo nel caso concreto ma anche nei casi analoghi, mentre invece nella sentenza civile, dove si compone un assetto di interessi di carattere prettamente paritario, ovviamente il valore del precedente è molto meno importante rispetto a quello della sentenza amministrativa, perché ogni singolo caso concreto ha la sua particolarità e non è detto che la regola che io applico al caso concreto possa essere estesa ad altri casi. Nella sentenza di diritto amministrativo invece noi dobbiamo tenere conto di questo profilo. Noi non solo dirimiamo la singola controversia, ma dovremmo dare, per così dire, un aiuto, una mano all'amministrazione su un suo comportamento futuro. E questo che cosa comporta? Comporta che noi a maggior ragione dobbiamo essere chiari, a maggior ragione dobbiamo essere discorsivi, evitare uno stile ad esempio troppo decretizio e edittale quando facciamo le sentenze, perché dobbiamo parlare, dobbiamo veicolare un messaggio. E questo ovviamente non vuol dire che noi dobbiamo usare il linguaggio comune e non il linguaggio giuridico. Attenzione, perché il linguaggio giuridico, come abbiamo sentito fino adesso, è un linguaggio tecnico che deve essere usato, non abusato, usato, che è una cosa diversa. La sentenza poi amministrativa non esaurisce di norma la vita della vicenda su cui va a innestarsi, perché molto spesso per avere la soddisfazione del bene della vita è necessario che il potere amministrativo venga esercitato nuovamente. Conseguentemente voi capite qual è l'importanza del potere conformativo della sentenza amministrativa, che ovviamente non troviamo in quella civile. Da questo profilo io vorrei accennare a una regola che secondo me fino adesso non è stata valorizzata per la sua importanza, che è la regola dell'accertamento del fatto. Cioè noi in una sentenza, ora che stiamo passando sempre di più dal sindacato sull'atto al sindacato sul rapporto, ma queste sono state cose sono state dette più di una volta da autorevoli professori, da autorevoli giuristi, io lo voglio vedere, ripeto, sempre da un punto di vista del giudice, proprio dell'amanuense della giurisdizione. Cioè il giudice deve accertare il fatto indipendentemente dall'accertamento fatto dall'amministrazione, il che, attenzione, non vuol dire che il giudice sostituisce la valutazione che l'amministrazione ha fatto del fatto, scusate il gioco di parole, perché sono due cose diverse. Io sto dicendo semplicemente che per fare bene il proprio lavoro, consentitemi la semplicità delle mie parole, io devo capire che cosa è successo. E questo è il dovere principale del giudice nel ius dicere, nello ius dicere, cioè nel dire, nel dare la regola del caso concreto. Quindi l'accertamento del fatto è diventato centrale, e questo cosa comporta nella tecnica di redazione della sentenza? Che mentre prima il fatto era tirato via, due parole, quattro parole, eccetera, eccetera, tant'è vero che di norma si pubblicava solo la seconda parte, la parte in diritto della sentenza, e questo ci fa capire l'evoluzione del nostro lavoro di giudici. Adesso il fatto diventa centrale, e questo lo dimostra anche il nuovo codice, adesso nuovo si fa per dire perché non è più nuovo, comunque il codice del processo amministrativo, che ha valorizzato i poteri istruttori del giudice anche nel giudizio di legittimità, cioè nel giudizio impugnatorio, mutuandoli in parte da quello che era invece il giudizio di merito per eccellenza, cioè il giudizio di ottemperanza. Questo perché? Perché
noi dobbiamo sempre avere come idea quello che stiamo facendo, cioè la funzione del nostro lavoro, la funzione della nostra sentenza, che è risolvere un caso concreto. Ma voi pensate di poter risolvere una qualsiasi situazione se non sapete che cosa è successo? No, nella vita quotidiana, se noi non capiamo cosa c'è alla base di una qualsiasi questione, di una qualsiasi domanda, diamo risposte campate in aria. Questo mi sembra, ripeto, sempre logica e buon senso. Quindi accertiamo il fatto prima di tutto, accertiamolo per bene. E chiaramente dall'accertamento del fatto, ripeto, come è stato fatto a livello processuale, deriverà l'applicazione della regola di diritto. Regola di diritto che nel caso delle sentenze amministrative è una regola di diritto un pochino, diciamo, libera rispetto alle sentenze, ad esempio, del giudice civile, perché noi soprattutto usiamo clausole generali. Al di là del parametro legale, della norma, della violazione di legge, noi usiamo clausole: ragionevolezza, proporzionalità, manifesta irragionevolezza, al contrario, tutta una serie di clausole che non ci facilitano il compito, perché noi abbiamo dei parametri fluidi. È una società fluida quella dei parametri che il giudice amministrativo deve andare ad applicare, e quindi a maggior ragione noi dobbiamo avere una granitica certezza sul fatto, perché se non avessimo una granitica certezza su quello che è successo, infatti, con queste clausole generali che si prestano ovviamente ad essere interpretate in maniera un po' anche discordante, perché non sono precise, potremmo fare dei danni. L'altro profilo che voglio mettere in luce è che la sentenza è figlia del ricorso, e questo poi comporta tutta una serie di conseguenze che verranno esposte in maniera assolutamente più autorevole dai relatori che verranno dopo di me sull'assorbimento dei motivi, eccetera eccetera, ma che in sostanza determina il ricorso, determina quello che io dovrò poi dire nella sentenza: ricorso in primo grado, ricorso in appello in secondo grado. Quindi gli articoli 40 e 101 e 88 del CPA devono essere letti necessariamente insieme, perché se noi non facciamo questo lavoro e ci perdiamo nelle nostre idee, nelle nostre lucubrazioni dottrinali, rischiamo di non far coincidere la domanda di giustizia con la risposta di giustizia, e questo secondo me è particolarmente grave. Da un punto di vista stilistico, due o tre regole, ma le conosciamo tutte, che sono regole, ripeto, che derivano dalla funzione: scrivere in maniera chiara. I periodi sì, devono essere non troppo lunghi, a volte possono essere più lunghi, perché comunque il processo amministrativo è un processo complesso nella sostanza. Lo stile è preferibile quello discorsivo, non quello edittale, riservato ai decreti, che hanno chiaramente una caratteristica proprio ontologica diversa. Opportuno usare un linguaggio tecnico, non è ammesso l'uso del neretto, del corsivo, del grassetto, eccetera eccetera, della sottolineatura, no, perché noi non stiamo scrivendo un articolo di dottrina. Poi il sistema non li piglia, quindi. Il sistema, se però glielo fai, lo piglia, perché come no, lo vedo spesso io a volte. Buon sapere. E quindi tutta una serie di regole, insomma, se non possono essere fatte citazioni, non stiamo scrivendo un articolo. Se vogliamo scrivere un articolo, scriviamo un articolo, siamo tutti bravissimi, lo possiamo fare tutti, ma lo facciamo in una sede diversa. La sentenza non è la vetrina della nostra cultura giuridica, perché possiamo andare a esporre la nostra cultura giuridica infinita in altre sedi e con mezzi più propri e opportuni.
non si può usare, scusate, si può usare il latino, ovviamente ove necessario, possibilmente in maniera corretta, perché se non lo conosciamo, abbiamo dei dubbi sulla frase, non lo usiamo, è meglio. A volte ora sono possibili i termini inglesi quando il termine inglese ha una sua valenza specifica a livello semiologico, quindi è possibile. Questa per esempio è una regola che prima l'uso del termine straniero nei testi normativi era assolutamente vietata. Ora con diciamo, l'uso e la diffusione di alcune specifiche parole, mi riferisco ad esempio a performance, come no, è un termine che viene usato e stato inserito anche nei testi legislativi. Beh, perché Brunet. Performance è difficilmente traducibile in maniera completa in italiano. Quindi, per quanto riguarda poi invece le tecniche di redazione, proprio in maniera pochino più banale, noi distinguiamo di norma la tecnica di redazione che distingue la parte in fatto dalla parte in diritto, ovvero possono essere accorpate fatto e diritto, tant'è vero che la mascherina ci dà questa possibilità. Io credo che al di là del fatto che le sentenze debbano essere chiare e concise, e che comunque debbano far rendere chiaro il percorso argomentativo che dal fatto ha portato alla decisione in diritto, questa sia anche una questione rimessa al singolo relatore, cioè ognuno ha il proprio stile di scrittura. Non possiamo omogeneizzare troppo, in maniera troppo cogente, la redazione delle sentenze. Perché ovviamente noi dobbiamo cercare di contemperare questo principio di omogeneità e di uniformità con però la tecnica redazionale e lo stile di ciascuno di noi, perché ovviamente quello diventa incomprimibile. E in questo senso poi farò un cenno al profilo del ruolo del presidente in queste ipotesi. Chiaramente, qual è la parte centrale della sentenza? La parte centrale della sentenza è la motivazione, questo è evidente. Abbiamo parlato del fatto, ora parliamo della motivazione. Non vi dico che la motivazione è importante perché ce lo dice l'articolo 111 della Costituzione, ce lo dice l'articolo 24 della Costituzione, ce lo dicono tutte le codificazioni postunitarie e ce lo dicono le codificazioni internazionali, a cominciare ovviamente dall'articolo 6 CEDU, dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e via discorrendo. E in questo senso rimando ovviamente sempre alla mia relazione. Quello che però voglio sottolineare è che il problema della motivazione è stato all'attenzione della Corte Europea, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in vari casi, tra cui diciamo il più importante è stato il caso Trade Agency, proprio perché la Corte Europea ha ritenuto che l'obbligo di motivazione rientri nelle garanzie, nei principi di ordine pubblico della Unione Europea. E facendo leva sul principio di ordine pubblico consente agli Stati membri di non far entrare delle sentenze che non abbiano le garanzie minime previste dalla Convenzione. Conseguentemente, in questo senso, la Corte di Giustizia ha uniformato a livello ovviamente europeo quello che è l'obbligo di motivazione e conseguentemente all'obbligo di motivazione la possibilità di fare un sindacato sulla decisione del giudice, perché l'obbligo di motivazione non è un obbligo campato in aria, nel senso che noi dobbiamo spiegare perché arriviamo a questa decisione. Noi dobbiamo spiegare perché arriviamo a questa decisione, perché noi dobbiamo essere trasparenti e noi dobbiamo dare conto
dell'applicazione delle norme di diritto in quanto siamo soggetti al principio di legalità. E quindi noi dobbiamo giustificare la nostra decisione e rendere edotto chi ci legge del perché siamo arrivati a quel determinato assetto di interessi, proprio perché questo ci mette al riparo da ipotesi di arbitrio o di discriminazione. Quindi è un principio che è il principio alto, nobile, cioè quello del giusto processo. Giusto processo che in questa sua declinazione deve diventare anche giusto processo veloce, giusto processo celere. E in questo senso, comprimendo un po' la mia relazione, mi aggancio al principio di sintesticità della motivazione, che non è solo un'esigenza importante perché evita un'enorme perdita di tempo. La sentenza prolissa fa perdere tempo a chi la scrive, a chi la legge, a chi eventualmente la deve riformare e anche all'amministrazione che in teoria dovrebbe applicarla, perché una sentenza troppo lunga non dà una regola chiara di diritto nel 99% dei casi. Quindi l'amministrazione non capisce dove deve andare a parare, cosa deve fare, che è il nostro scopo, ricordo come ho detto prima, cioè conformare il potere amministrativo. Ma soprattutto la sentenza prolissa è stata bandita perché è una sentenza che impedisce la celerità del processo, e la celerità della decisione, quindi del processo, è un cardine basilare dell'effettività della tutela. La tutela, permettetemi di ricordarlo in maniera molto vibrata, deve essere celere per essere tutela, perché una sentenza bellissima, piena di dottrina, anche se non citata, ma comunque piena di costruzioni giuridiche sopraffine, che arriva a babbo morto, è una sentenza che non serve a niente, a nessuno, salvo forse a chi l'ha scritto, che ritiene così di essersi in qualche modo conquistato uno spazio, una vetrina nel mondo degli operatori del diritto. Ma non serve, quindi non bisogna farla, non bisogna redarla. La Cassazione a Sezioni Unite nel 2015 si è pronunciata con la sentenza numero 642, si è pronunciata sulla sinteticità della motivazione, ma quello che mi preme leggere in maniera sintetica, e tra poco concludo, perché ci siamo, anche se, ripeto, ho dovuto correre, è il decreto redatto dal primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, il 14 settembre del 2016, che dà, secondo me, delle regole, degli spunti di riflessioni per tutti i giudici. Ovviamente Canzio lo ha fatto per la magistratura ordinaria, ma secondo me queste sono cose che devono essere assorbite anche da noi. Questo decreto che cosa fa? Sempre secondo me sulla base del buon senso e del senso della praticità, distingue le sentenze che hanno valore di precedente, quindi assolvono una funzione nomofilattica, dalle sentenze che questo valore di precedente non ce l'hanno. Perché? Perché riguardano piccole cose, singole questioni o questioni particolari, per cui non possono assurgere a regola di diritto per casi analoghi. E noi ne abbiamo. Non tutte le nostre cause sono cause di altissimo rilievo giuridico. Non tutte le nostre sentenze sono sentenze che pongono e contribuiscono alla formazione della regola di diritto. Noi siamo creativi proprio perché agiamo su clausole generali, noi abbiamo una forte creatività nel diritto, ma non sempre noi possiamo applicarla. Abbiamo a volte dei casi assolutamente importanti, perché comunque c'è sempre di fronte un soggetto, una persona che ha interesse,
ma non sono ovviamente idonee ad assumere valenza di precedente. Quindi in quei casi, in questi ultimi casi, cosa dice il primo presidente della Corte di Cassazione? Che l'esposizione dei fatti di causa deve essere strettamente funzionale ed estremamente concisa, solo per rendere comprensibili le ragioni della decisione, che secondo me è sacrosanto. E anzi può essere totalmente assente quando i fatti di causa emergono dalle ragioni della decisione. È inutile parlarne, si capisce icto oculi. Oppure l'esposizione dei motivi di ricorsi, pur talora necessaria, deve essere omessa quando la censura possa risultare dal medesimo tenore della risposta della Corte. Anche qui addirittura comprime la parte emotiva. È chiaro che è differente quello che invece viene detto in relazione alle sentenze che hanno una valenza nomofilattica, dove chiaramente i canoni che detta questo decreto sono in primo luogo chiarezza ed essenzialità, che è una parola che io non sottovaluterei, perché non è sinteticità ma è essenzialità, che cosa diversa. Stretta funzionalità dell'iter argomentativo alla decisione, e qui ripetiamo quello che è stato già detto, gli obiter dictum, le cose non servono, non ci interessano. Assenza di motivazione subordinata e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione. Puntualità dei richiami ai precedenti della giurisprudenza di legittimità. Quindi qui la Corte di Cassazione ha dato delle regole che, ripeto, al di là del fatto che ovviamente le sentenze civili hanno una valenza, diciamo, più legata al caso concreto rispetto a quelle amministrative, che dovremmo seguire anche noi e che in parte il codice ha comunque codificato con la sentenza in forma semplificata o a tecnicamente sentenza breve, che a volte è facoltativa ma a volte obbligatoria in una serie di riti, uno per tutti, il processo elettorale oppure il rito super speciale del 120 eccetera eccetera, ma quelli poi ce li troviamo sul codice. Ma la cosa importante della sentenza in forma semplificata è che è una sentenza che di fatto rispecchia queste che sono le regole del decreto del primo presidente della Corte di Cassazione, perché noi dobbiamo porre in primo luogo la regola di diritto, magari conformandoci a precedenti di giurisprudenza consolidati, ma è inutile andare a fare grandi elucubrazioni in fatto e in diritto quando noi semplicemente possiamo risolvere il caso concreto. Per concludere volevo un attimo fare dei brevi cenni sul procedimento di formazione della sentenza, ma questo e sul ruolo del presidente. Allora, il procedimento di formazione della sentenza è un procedimento codificato, quindi no, è un procedimento vincolato, non è libero, perché esistono delle regole che sono anche in parte mutuate dal codice di procedura civile e dalle disposizioni di attuazione del codice procedura civile che noi dobbiamo seguire, ma quelle le possiamo tranquillamente andare a leggere. Le modalità sono stabilite dagli articoli 75 e seguenti del CPA, ci dicono che ci sono delle regole da seguire nella votazione, per cui il primo a votare è il relatore, poi segue il componente del collegio, da ultimo il presidente. Il presidente ha tutta una serie di funzioni che sono funzioni di ordine della e di svolgimento della discussione, perché ripeto, il processo amministrativo è un processo complesso, quindi vede questioni pregiudiziali, processuali, preliminari di merito eccetera eccetera, e quindi quello che è l'ordinato svolgimento delle questioni che si pongono all'attenzione del collegio è un compito precipuo del presidente, secondo, ripeto, regole che sono evidentemente codificate e mutuate da una codificazione ben più antica di quella nostra. Quello che io volevo semplicemente dire,
omettendo tutta la parte ovviamente della composizione collegio, dell'immodificabilità della sentenza una volta pubblicata, del dissenso motivato su un'eventuale decisione, perché queste sono regole che appartengono al patrimonio culturale di qualsiasi magistrato, non mi sembra questo il caso di andarle ad esporle. Quello che io invece volevo dire in conclusione, che secondo me la funzione importante del presidente nel rispetto della individualità dei relatori è quella di assicurare l'uniformità e l'omogeneità delle decisioni della sezione. Perdonatemi, ma questa è una funzione secondo me essenziale per vari motivi intuibili, ma perché secondo me è preferibile, e in questo senso il presidente deve assolvere a questo suo dovere, che non è un potere ma è un dovere del presidente, cioè è preferibile enucleare qualsiasi profilo, discutere, arare qualsiasi profilo di discussione, di criticità, di perplessità che si viene a trovare nel collegio, in maniera da dipanare tutte le questioni prima. Una volta però arrivata a una decisione, la decisione deve essere coerente nei successivi casi analoghi, perché vi assicuro non c'è niente di più destabilizzante per chi ci legge e per chi deve fruire delle nostre sentenze di decisioni immotivatamente diverse su casi assolutamente analoghi. E questo succede addirittura all'interno delle stesse sezioni, e questo secondo me squalifica fortemente la sezione, squalifica fortemente la giustizia amministrativa. Ve lo dico con molta chiarezza, perché crea opacità, non fa capire perché l'una sì e l'altra no. E di norma non c'è nulla di male, è solo a volte la disattenzione, la mancanza di conoscenza del precedente, l'impuntatura di qualche relatore che ritiene che la sua tesi sia la migliore delle tesi possibili al mondo. Non è così, la sentenza è un unicum che appartiene all'intero collegio, dove l'intero collegio ha eguali responsabilità nei confronti della decisione assunta. Quindi non è un parto del presidente o un parto del relatore, non è così, salvo il voto di dissenso, tutti i componenti del collegio hanno eguali responsabilità ed eguali doveri nel processo di formazione della sentenza. Conseguentemente l'accordo ci deve essere, e è il presidente che deve guidare questo accordo, perché è la sua funzione, conoscendo tutte le cause che ovviamente si deve studiare, deve dare una. Poi, se per caso ci sono casi che sono diversi e che quindi hanno necessità di una regola di diritto diversa, assolutamente legittimo, ma motiviamoli, facciamoci capire perché distinguiamo l'uno dall'altra, perché questo è essenziale, e se non c'è necessità di distinguere, la certezza del diritto deve essere salvaguardata, e deve essere salvaguardata da improvvisi cambiamenti immotivati della giurisprudenza, perché non hanno senso. Se c'è un contrasto, per carità, il contrasto va risolto. Poi esiste comunque uno strumento giuridico, che è l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che può dirimere dei contrasti, è normale, però non parlo dei contrasti, io parlo dei cambi immotivati di giurisprudenza che sono purtroppo all'ordine del giorno e che devono essere, secondo me, evitati, perdonatemi il paragone, come la peste. Io a questo punto concludo. Grazie. La mia relazione, vi ringrazio. Grazie.
a Germana che nel rispetto assoluto dell'articolo 3, con chiarezza e sinteticità, ci ha offerto tutta una serie di temi. Se ci sono domande per i nostri relatori prima della sospensione, qualche osservazione, domanda, qualche tema anche da approfondire dopo, siamo qui, se no facciamo la pausa e ci rivediamo fra una decina di minuti. Va bene, a dopo. Veramente articolo 3, sintetico, bravissimo, mandaci a stare a tutti, meraviglioso. Secondo me, come personalità, così stavo a